Mario, ci stiamo per lanciare in quello che è il mondo di Metal Gear Solid. Sì. Io ti voglio fare una piccola premessa. Una premessa che secondo me già avrai percepito, stando Ah, su internet. sì. La gente, a proposito di chi vorrebbe ciucciare quello di Hideo Kojima, manco fosse fatto di zucchero. E il motivo nasce un po' da questo gioco qua. Prima di questo gioco qua, lui ne aveva fatti vari, fra cui anche un Metal Gear per NES. Poi fece un gioco chiamato Politz Nauts, una cosa così, ne ha fatti vari, per poi concretizzare quella che è la sua fama che si porta ancora oggi come luminare, genio videoludico, grazie a questo particolare gioco. Questo è un gioco, amico mio, che io ci ho pensato molto a come fartelo giocare, e la verità è questa, che lo giochi come c***o vuoi tu, perché ci sono così tante cose che non scoprirai, che se dovessi farti da maestro un po' backseater, non toccheresti il controller manco un secondo. Dovresti sempre stare attento. Una cosa però posso dirtela, in modo che io mi starò zitto e tu potrai godertelo come vuoi. Sperimenta, gioca, gioca al gioco, fai lo scemo, prova a fare le minchiate. Perché questo gioco qui, quando uscì, uscì per una console, ovvero la PlayStation, che aveva effettivamente pochi videogiochi con questa profondità. E profondità io intendo proprio di metagioco. Te ne dico una solamente perché non potrai vederla. C'è un combattimento dove serve sentire se l'audio viene da sinistra o da destra. E se tu al tempo giocavi con modalità mono o avevi un televisore mono, non stereo, ti chiamavano le persone e ti dicevano: cavolo, vabbè, ce la farai comunque, però un televisore mono, ma che cavolo fai? Ti prendevano per il culo. Questa è solo una delle tante, ma Mario, tante piccole bellezze di questo gioco, che non solo è una pietra miliare, ma proprio un gioco che gioca con te e tu sei un giocatore che giochi col gioco, che potrebbe sembrare scontato e banale come frase, ma capirai tutto. E basta. Beh, bro, porco, giochiamolo. Ragazzi, sto per dire qualcosa che già Mario l'ho detta, probabilmente gli si sono rizzati i capelli. Preparatevi. Preferirei che tu lo giocassi in italiano. Cosa? Ma che senso ha? Tu? Che mi dici una cosa del genere? Per me è follia, Marco Merrino che dice una cosa del Solo genere. Metal Gear 1. Ed è proprio per questo che lo farò. Ti dico perché. Vai. Il doppiaggio per certi versi era fatto di culo per gli standard di oggi, perché per certi versi è grezzo, è vecchio, ma in qualche modo con questo vecchiume hanno raggiunto quello che a me piace molto quando doppi un videogioco o un cartone, comunque quando non si vedono persone vere, ovvero l'iconicità. Questo gioco in italiano è iconico e secondo me va giocato così. Aiuto! Questa è una soundtrack di un suo vecchio videogioco, Police Nauts. Tu ami Hideo Kojima? So abbastanza cose. Solo con la grafica del gioco, non ci sarà mai per farti entrare Ah, ok, nel senso siamo già nel gioco tipo Red Dead Redemption. nel... Esattamente. La base di stoccaggio delle armi nucleari sull'isola di Shadow Moses, nell'arcipelago delle isole Fox in Alaska, è stata attaccata e catturata dal corpo speciale Next Generation, sotto la guida di membri della Foxhound. Pretendono che il governo consegni loro i resti di Big Boss e minacciano di lanciare un'arma nucleare se le loro
saranno soddisfatte nel giro di 24 ore. La missione avrà due obiettivi. Per prima cosa, dovrai salvare il direttore della DARPA, Donald Anderson, e il presidente della Armsteak, Kenneth Baker. Entrambi sono trattenuti come ostaggi. In secondo luogo, dovrai investigare sulle reali possibilità dei terroristi di lanciare un attacco nucleare e, nel caso fossero in grado di farlo, fermarli. Un solo uomo. Come farò a entrare? Ci avvicineremo al centro di stoccaggio sott'acqua. E poi lanceremo un VCN monoposto. Sì, perché quando spesso sarai arrivato il più vicino possibile, ti libererai del VCN. Ufficiali dello governo. Poi dovrai segreto. Quindi Solid Snake è un Leon Scott Kennedy. Chiamano lui per fare tutto. Anche se quello era un po' il contrario, quello era proprio il presidente che aveva detto tecnologia Foxhound, i tuoi vecchi compagni che una volta comandavo io. Allora sono ancora in circolazione. Ci sono 6 membri della Foxhound coinvolti in questa azione terroristica. Seiko Mantis, con le sue potenti abilità psichiche. Sniper Wolf, la bellissima e mortale tiratrice scelta. Decoy Octopus, maestro dell'inganno. Volcan Raven, gigantesco sciamano. E Revolver Ocelot, specialista in interrogatori e formidabile pistolero. E per ultimo, il comandante, il leader della Foxhound, Liquid Snake. Liquid Snake, the Solid Snake. L'uomo con il tuo stesso nome in codice. La struttura di stoccaggio delle testate occupa l'intera isola. Riceverai istruzioni via codec una volta raggiunto l'obiettivo. Ci sarà qualcuno con me. Come al solito, questa missione prevede un solo infiltrato. Armi ed equipaggiamento PSP. Esatto. Questa è un'operazione coperta top secret. Non aspettarti alcun appoggio ufficiale. E le armi le deve trovare lui dentro. Non ha niente lui. È andato senza niente. Non sembra avere un briciolo di paura il nostro Solid Snake, comunque. Hai notato, bro, l'enorme attenzione cinematografica? Questo è un gioco della PlayStation 1. Uscito anni e anni e anni e anni fa. Ah, vero. Bro, io sono Mario Sturniolo, quindi normale? Normale. Perché hard per PS1 è veramente hard. Questo gioco per PS1, questo gioco in hard è veramente hard. Devi conoscerlo, non te lo direi con nessun altro gioco della PS1 se non con questo. Normale va bene. Stranissimo. Devi fare il briefing nel menu se ti interessava. Se lo vuoi fare, torniamo indietro e lo facciamo. No. Sono già dentro. È vero, c'è regia. Tutto così. E sono certo. Chissà perché è uscito dallo schermo intero. Giù un paio delle loro fastidiose zanzare. Vai. Queste scene qua di codec, non toccare nulla se no togli le voci. Riesci a sentirmi, colonnello? Forte e chiaro. Qual è la situazione, Snake? Sembra che l'ascensore sul retro sia l'unico modo per salire. Me lo aspettavo. Dovrai utilizzare quello per raggiungere la superficie. Fai in modo che nessuno ti veda. Se hai bisogno, contattami via codec. La frequenza è 140.85. Quando vuoi usare il codec, premi il tasto selezione. Quando invece saremo noi a contattarti, il codec emetterà un segnale. Quando sentirai il segnale, dovrai premere il tasto selezione. Il ricevitore del codec stimola direttamente gli ossicini all'interno del tuo orecchio. Solamente tu potrai sentire i messaggi. Ho capito.
Ok. Tasto selezione qual è? Select. Guarda, fallo. Ora? Fallo quando vuoi. Se non sbaglio, guarda, fallo. Vai sotto. E ti apre tutti quelli che hai. Campella il mio. Ricevuto. E se lo richiami, ti dice sempre delle cose. Snake, dovrai strisciare per riuscire a passare. Per prima cosa, accucciati usando il tasto strisciare. Poi usa il tasto direzionale per andare dove desideri. Stai attento, strisciando ti sposti molto lentamente e inoltre non puoi attaccare gli avversari. Per rialzarti, premi nuovamente il tasto strisciare. X. Fai delle prove. Freccetto analogico, che consigli? Analogico. Analogico, beh. Sempre. Bello. Sto facendo quadrato. Il quadrato è la presa. La presa, amico mio, qua te lo dico perché è abbastanza complicata la situazione della presa. Se tu la fai davanti a qualcuno o mentre stai camminando, lo prendi e lo sbatti a terra e succederà il 90% delle volte che si rialza, ti vede e scatta l'allarme. Durante l'allarme o stordisci tutti o ti vai a nascondere in modo che poi finisca l'allarme. Se invece lo fai dietro qualcuno, lo prendi e se fai sempre quadrato, quadrato, lo sciotti, lo spezzi il collo, cade per terra e scompare. Ok. Mentre con triangolo vedi davanti a te. Sì. Vai verso il muro. Così? Ops. Sì, sì, esatto. Vai verso. Una volta che sei verso il muro. Ah. Vai verso l'angolo. Ok. Quell'angolo là. Ah, ok. Questo gioco ogni angolo ha la sua visuale. Oddio. Sta attento, stai al muro, bravo. Ora non farlo, ma se fai cerchio in questa posizione qua, lui sbatte, fa così. Ah. In modo che attrai l'attenzione, se ti fa sentire. Nella mappa, come vedi, hai i coni di visuale dei nemici. Dove guardano. E amico, io ti aiuto adesso e poi mai più. Oh, aspetta, sta arrivando. Io ti aiuto adesso e poi mai più per farti capire sto gioco proprio. Vai indietro, esatto, torna dietro. Ok. Questo è l'unico backsitting che ti do, bro, per farti capire a che gioco stai giocando. Guarda là. Qua. Guarda, sta normale, sta normale. Ok. Cosa noti? Girano. Esatto. E ho preso una vita inutile, giusto? Hai preso una razione. Che cos'è? Quando tu ti fai male, ora ti spiego. Torna su, tanto qui non ti possono mai vedere. Quindi premuto L2. Qui hai le tue... gli oggetti, ti consiglio di leggerli tutti. Energia. Questo qua, visto quello della tua vita, quando stai male, se ce l'hai equipaggiato, guarda, rilascia L2. Adesso ce l'hai equipaggiato. Se stai male e ti uccidono, questo automaticamente ti cura se ce l'hai equipaggiato. Oppure, ah, oppure se stai male, apri e lo selezioni direttamente tu e ti mette della vita. Posso direttamente premere cerchio in questo momento e... No, non adesso, mentre sei in selezione. Tipo adesso lo selezioni. Ah, ok. Però non lo puoi usare perché sei full. Scope. Poi lo scope e le sigarette. Posso fumare adesso? Ti toglie la vita. Se fumi. E allora che c***o serve? Amico mio. Va bene. Attento che ti stai togliendo vita, eh. Vedi che c'è il life che fa in quel modo là. Perché? Perché stai fumando. Ah, sto fumando in questo momento. Ok. Sì, o fai no item. Ah, poi c'è anche sta trucchetto qua. Guarda, fai razio. O metti l'azione. Vai. Fai il letto veloce. Forse L1, scusami. Ok. Con L1 veloce selezioni e deselezioni velocemente. La stessa cosa succede con R2. Io ci vuole veramente dimestichezza, va bene. Prova R2, non avrai niente. Esatto. Stessa cosa. Ed R1? Non hai niente, quindi non lo fa. R2 sono tutte le armi
e le due tutti gli oggetti. Amico mio, vai. Ok. Cosa è stato? Hai fatto nell'acqua. Io ti consiglierei di metterti al muro in questi cosi e sperare che lui non ti veda. Ok. Oh merda. Oh merda. Bravo. Grande bro. Da questa parte. Come vedi, quando sei in allerta non ti fa vedere la mappa. Oh merda. Qui? Non mi fa andare. Merda. Quindi l'acqua... Nate, cos'è successo? Nate! Ci sono... Epico anche morire, va bene. Ci sono dei pavimenti che se ci cammini e non ci strisci... Ti sento. Ok. Tutti così abbiamo fatto. Sì, sì, ma è per questo che non voglio dire niente, perché è bello viversi le prime Snake! Cose. Quindi se lo prendo da dietro lo posso grabbare e uccidere? Sì. È una merda di dinamica su Metal Gear 1. Fai delle prove, però sì, fallo. Provaci. Se sono dietro di lui non se ne accorge di me? Sì, no. Vai. Ho frequentato dietro di lui, molto vicino. Cerchio, no? Quadrato. Ah. No, capito? C'è sta minchiata che se lo fai camminando gli fai sta presa. Così è tramortito. Mai visto. Dove ci darà cacciato? Tornate ai vostri posti. Ok. Ok. Amico, sei stato proprio davanti. Sì, io volevo. Ok. Sono pazzo. Allora, bro, cosa qua della presa funziona solo se stai vicino a lui, completamente dietro, e non ti muovi più. Ah, ok. È una cosa che ho sempre odiato di questo gioco. Okay. Perché anche io che l'ho giocato mille volte. Succede sta minchiata che lo prende e lo butta per terra. E qual è il fatto? Che non devi mai farti scoprire, perché sennò le aree diventano che ti seguono e non riesci a... Sono topi. Topi. Va bene, provo a farlo stealth. Io proverei a ammastrare sta cosa prima di procedere, sai? A shottarlo con la presa? A riuscire a fare una presa. Non una presa, ma proprio il lock, che lo prendi dal collo. Va bene. Ricordati, completamente dietro e non muoverti più e fai quadrato. Va bene. Vai, pro. Ok, vai, quadra sempre quadro. Oh. Ho premuto cerchio. Non mi ha visto. Ah, grande, grande. Ha sentito. Vattene. Ah, ok. Visto che è figo. Ok, ho grabato bene, però potevi continuare a premere quadrato. Se sei quadrato, lo uccidevi e cadeva per terra e spariva, quindi non lo vedevano neanche. Arriva. Nei Metal Gear dopo hanno messo la roba che i corpi rivedono. Se sono morti, mentre invece qua spariscono. Ah, mi si gira questo, probabilmente va verso di me. A meno che non ce ne sia. Ah, sono due. Però tanto ora arriva il terzo tramite il... Tu devi riuscire ad andare nell'ascensore. Sì. In modalità stealth. Ok, e non devo necessariamente ammazzarli tutti. No, puoi fare il gioco senza uccidere nessuno. Eccetto nei momenti in cui devi uccidere. Acqua. Tanto. Puoi anche strisciare, ricordo. Nell'acqua posso strisciare? Ovunque puoi strisciare. Vai. Ti consiglio di andare. Esatto. Grande. Sempre occhi sulla mappa, amico. Perché i coni. Sì, lo sto guardando. Utilizza sempre anche il triangolo per capire cosa hai davanti a te. Oh merda, sta arrivando. Va bene, basta. Alzati. Minchia, bro. Perché non hai preso la razione. Ah, vero, certo.
Qua vedi se ti vedono, ritorna a 99 il count. Che culo. Ho sentito qualcosa. Ah, sentito l'acqua, ma pensa a te. Vuoi usarlo adesso? Forse sì. Un altro sparo e muoio. O te lo metti e quando ti sparano lo usa da solo. Così. Ah, vero, me lo posso mettere. E come faccio a metterlo? Lasciando e tenendo equipaggiato là, sì. Dove ci sarà cacciato? Ho sentito qualcosa. Dove ci sarà cacciato? Tornate ai vostri posti. Grazie, Banaich. Basta. Faccio la presa perfetta ora. Vai, ce la puoi fare. Puoi farlo anche adesso, se puoi. Deve essere molto dietro, eh? Ok. Grande! Ok, è morto? A volte lasciano oggetti quando li uccidi. Amico, ci sei, eh? Yes. Bravo. Certe volte me lo unlocka. Arriva. Hai visto che hanno fatto una telecamera per ogni angolo? Che bravi. Vado. Facci attenta all'acqua. Passa da... Voglio capire, prendermi il mio tempo e capire il movimento totale che fa. Ok. Se vuoi procedere abbastanza. Io salgo. Bravo. Visto quanto è complesso. Minchia, sì, è tipo impegnativo al minimo dettaglio. Devi impegnarti per giocare sto gioco. Scemi, eh? Poi ci sono quelli che immagino siano ingrabbabili. Vedrai, vedrai. Hai fatto bene però a prendere il tuo tempo per la presa perché è la tua migliore amica. E pensa che c'è gente che lo finisce senza neanche grabbare, senza uccidere nessuno. Gear Solid. Che prossimo delle speedrun di sto gioco fuori di testa. Immagino. C'è gente che lo finisce solo strisciando, fai conto. Speedrun strisciando. Sì, sì. Si leva la tuta da sub e bagna pure a terra, meraviglia. Sì, davvero dettagliato. Snake, sono di fronte alla struttura di stoccaggio. Era ora. Ah, temo che tu ti sia arrugginito con gli anni. Non si preoccupi. Se ti sbrigavi, ti dicevo un'altra cosa. Come va la tuta di infiltrazione? Mi tiene bello asciutto, ma per i movimenti è un po' scomoda. Abituatici. È lei che ti protegge dall'ipoderma. Siamo in Alaska, se non lo sai. Ehi, calma. Lo sa, so lo bene sa, che se non fosse stato per la tua tuta e l'iniezione, mi sarei trasformato in un ghiacciolo là fuori. Un peptide anticongelante, Snake. Tutti i soldati genetici impegnati in questa esercitazione lo utilizzano. Lei è il medico già, del... meno male. Mi sento meglio sapendo che è già stato sperimentato. A proposito, peptide. Come procede l'operazione diversiva? Due F-16 sono appena decollati dalla base di Galena e sono diretti verso la tua posizione. Il radar dei terroristi dovrebbe averli già intercettati. Minchia. No, vabbè. Un AMD. Colonnello. Che ci fa qui un elicottero russo? Non ne ho idea. Ma sembra che il nostro piccolo diversivo abbia attirato la loro attenzione. Adesso hai maggiori possibilità di infiltrarti senza farti notare.
è il tuo Metal Gear preferito? Sempre indeciso fra questo e il 3. Questo, amico, ancora oggi è strabiliante. Il 3 è qualcosa di assurdo, ma sceglierai tu quando li finiamo tutti. Mancano solo 18 ore allo scadere dell'ultimatum. Ti devi sbrigare. Wow! Deve essere un pazzo per pilotare un Ein con questo tempo. Chi è che parla? Oh, scusa, non te l'ho ancora presentata. Lei è Mei Ling, il nostro esperto di elaborazione digitale delle immagini. È lei che ha progettato il tuo codec e il tuo sistema radar Soliton. Contattala se hai dei problemi con uno di questi due dispositivi. Felice di conoscerti, Snake. È un onore parlare con una leggenda vivente come te. C'è qualcosa che non va? Niente, solo che non mi aspettavo che un'esperta internazionale di tecnologie militari fosse così carina. Snake! Mi sto adulando. Sì. No, dico sul serio. Beh, almeno non mi annoierò per le prossime 18 ore. Ma che ciadone! Non posso credere di aver fatto colpo su un famoso Solid Snake. Però sono sorpresa. Sei troppo diretto per essere un assassino addestrato. Eh no, invece... Sembra abbiamo molte cose da imparare uno dell'altro. Ma... Certo. Ho fatto cazzo, l'equipaggio delle sigarette. Dentro la leggenda. Ma prima, lascia che ti spieghi come funziona il tuo sistema radar. Vai, vai. Mi sento di troppo, comunque, sì, quando sì, parlano. Il puntino luminoso al centro sei tu, Snake. I puntini rossi sono i nemici. E i coni azzurri rappresentano il loro campo visivo. Stai attento, Snake. I soldati genetici hanno la vista e l'udito molto acuti grazie alla terapia genetica. Non sembrava. Cerca di non farti individuare. Non giustifichiamo che sentano sempre le gocce dell'acqua. Entri nel centro di stoccaggio e trovi il direttore della DARPA. Al direttore della DARPA sono stati iniettati gli stessi radionanoidi che hai anche tu. Dovrebbe comparire sul tuo radar come un puntino verde. Cerca di ottenere tutte le informazioni sui terroristi di cui è in possesso, sempre se ancora vivo. Snake, il tuo radar non risente delle condizioni del tempo, ma non potrai usarlo dopo essere stato scoperto da un nemico. Ah, esatto. Come notato, no? Purtroppo è molto facile disturbarlo. Già, anche perché è stato creato con tecnologie già esistenti. Non lo potrai usare neanche in zone con forte risonanza armonica. Quindi fai attenzione. Noi terremo sempre sotto controllo i tuoi movimenti via radar, per cui chiamaci con il codec ogni volta che vuoi. Perfetto. Se mi sento solo vi faccio un fischio. Sul serio, Snake, siamo qui per fornirti un supporto. Chiama se ti servono informazioni o consigli. Io mi occupo anche dei tuoi dati di missione. Mettiti in contatto con me se vuoi registrare il tuo stato attuale. Non vedo l'ora. La mia frequenza è 140.96 ed è dedicata al salvataggio dei dati. Non dimenticarla. Sì, sì, parla adesso, sta qua. Ah, sì, mi ha fatto l'occhiolino. Tranne che per il binocolo, sì. Sei completamente nudo. Dovrai impadronirti di qualsiasi arma tu riesca a trovare. Me lo ricorderò. Prima la dottoressa Naomi mi spoglia e mi esamina. Poi mi portate via tutte le armi. Come credete che mi senta? Beh, se riuscirai a tornare tutto d'un pezzo, forse lascerò che sia tu a esaminare me. Cosa? Tra parentesi, mi spiace darti un dispiacere, ma sono riuscito a portare qui le mie sigarette. Come hai fatto? Nel mio stomaco. Grazie anche al fatto che la tua iniezione ha eliminato i miei acidi digestivi. Sigarette? E che ti serviranno? Non lo capiresti mai. Ma i dialoghi sono in... Oh! Ok. Sì, 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 sono troppo divertenti. Pensavo fossi mosso io da solo. Se vuoi entrare... Quella è la porta principale. È la via più comoda, ma il rischio di essere individuato dal nemico è troppo alto. Non è che posso bussare e chiedergli di farmi entrare. La dottoressa me l'ha bussato. Una sentinella a destra e un'altra a sinistra. Sono armati con armi automatiche e bombe a mano. Non sto giocando io, ovviamente, lo sai, per certo. Che mi dici del condotto dell'aria vicino alla porta? Dovrebbe esserci un condotto anche al secondo piano. Da qui non riesco a vederlo. Decidi tu come procedere. Mi fido di te, Snake. Ciao a Perfect Circle, grazie per il secondo mese. Chiama Mei Ling, così salvi. Ok. Era 140.96?
Sì. Ah, c'è già. Sì. Ah, vero. Il cerchio del Oddio, che cosa ho fatto? Snake, giusto per sicurezza, rivediamo le procedure d'uso del sistema codec. Quando vuoi inviare una trasmissione. Ragazzi, invece il codec della dottoressa Naomi lo conoscete? Perché puoi chiamare Misa pure lei, però non ce l'ha registrato. Serve qualcosa, Snake? Che bellissima grafica. Sì, sì, sì. Comunque è paradossale che tipo 20 anni fa facciano così tanta roba con qualche centinaio di mega e adesso non riescono a farne una con 40 giga. Amico, lo stai dicendo adesso che hai giocato Snake, mezz'ora. Ricorda cosa diceva De Gaulle? I cimiteri sono pieni di uomini indispensabili. Snake, sei da solo e circondato da nemici. Tieni gli occhi aperti ed evita di combattere se non è indispensabile. 140.15 dicono per Naomi. Ne hai una per la chiamiamo adesso? Sì, sì, sì. Beh, i miei genitori vengono da Guangdong, in Cina, ma io sono nata e cresciuta in America. Ho sempre amato la letteratura di entrambi i paesi, per non dimenticare le mie origini. Se ti piacciono, te ne dirò degli altri. Non vedo l'ora, ma a parte gli scherzi, vorrei sapere qualcosa di più su di te. Ehi. Beh, ci penserò. 140.15. Vai. Tutti dicono che 140.15 non è Naomi, forse sta trollando. 85. 140.8. No, è Campbell. Non c'è quello per Naomi. Quindi Campbell condivide Naomi. Ok. Ciao Kafai, grazie per il settimo mese. Naomi non c'è. Ok. Giochiamo. Let's go. E vorrei fare così. Quindi il mio obiettivo è andare là dentro. Sì. Ricordati che devi trovare il direttore della DARPA e quello della Armstech. Devo trovare due persone. Due persone e capire se loro possono lanciare questo attacco nucleare. Quelle luci mi fanno sgamare. Sì, attento che non hai la razione equipaggiata. Equipaggiata. Ora sì. Nice. Tutta la saga giochiamo, sì sì. Yes. Minchia che viaggione sarà, amico. Ah, che ok, viaggione. Si entra da qua, però studiamo un attimo. Ma c'è modo di evitare di stare qua dentro? Ci sono. Grazie Balfo a pomodoro. Minchia, che bravo. Ho sbagliato. Però ho capito, sì. Attento, c'è un tizio, però attento. Ok. Merda! Ricorda che per guardare di là devi sempre andare verso l'angolo. Attento. Mamma mia. Mi sente? Sta seguendo la impronta. Assurdo, eh? Che gioco. Assurdo, eh? Ho preso un'altra Russian? Sì. Hai visto che quello ha sparato e hai sentito... Ah, ok. Oh, merda. Sempre occhi sui coni, bro, sempre. Ho
devo fare fuori. Tornate ai vostri posti. Bro, è difficilissimo. Guarda là. Porco. La farai. Ok. Ora si gira verso di qua, è così che sono stato scoperto. Sì. Secondo. Sai perché? Perché con l'impronta avrei fatto così, quindi lui le seguiva pure quando ti giravi. Ma se striscio faccio, non faccio impronte, no, giusto? Attento. Di chi sono queste impronte? Adesso mi guarda e mi controlla le impronte. Vai, distruggio, vai. Nice. Fuori uno. Dammi arma. Russian. Posso averne massimo due. Ok, ho capito una cosa. Sì, lo giuro di tutti quanti, anche quelli là. La telecamera di sicurezza. C'è una cosa che ancora non ho capito. Io devo tenere premuto. Oh oh. Cosa non hai capito, dimmi. Che io devo tenerlo qua premuto. Bravo. Oh. Ok. Come ti controllo la mia vita? Yeah. In questi casi, se hai poca vita, usi una razione e prendi l'altra. Peccato, perché ho vita piena. Esatto, a posto così. Infatti non me la fa prendere. Scomparirà? È l'oggetto droppabile? Sì, sta scomparendo già adesso. Bello questo buco. Dalla mappa puoi vedere che non c'è nessuno. Mi chiamano. Select, select. Questa base dovrebbe avere un sistema di ventilazione per l'aria. Qui intorno dovresti poter trovare qualche condotto dell'aria. La base ha bisogno di molta energia. Credo che da qualche parte ci sia un generatore diesel. E siccome per creare elettricità serve dell'ossigeno, da qualche parte ci devono essere degli sfiati. Certo. So che non ci crederai, ma sono riusciti ad abbattere gli F-16 che usavamo come diversivo con un HIND. Subito dopo, Liquid ci ha mandato un messaggio. Se proveremo ancora qualcosa del genere, lancerà la bomba. Sul suolo americano? Nick, muoviti ed entra là dentro. Quel HIND sarà presto di ritorno. E perché si sono meravigliati del fatto... che... ah no, no, quelli so. Erano dei caccia e lui aveva un elicottero. No, perché erano dei caccia russi. Perché erano dei caccia russi. E stavo dicendo, ma se l'Alaska è di proprietà, se è di suolo russo, perché si meravigliano? Ma è la Siberia che è di suolo russo. No, era... sono veramente confuso. L'elicottero che hai visto partire era russo. Loro hanno mandato dei caccia per sorvegliare e lui con l'elicottero è riuscito ad abbatterli. Liquid è forte. Beh, è il tuo caccia rivale. Allora, quella è una telecamera, mi sa. Quale? Questa. La telecamera, amico, sempre gli occhi sulla mappa. Esatto, è sotto, quindi non ti fa vedere il cono qui. Qua non si può andare, è chiuso, si vede anche. Ovviamente, amico, col coso di ventilazione vai avanti,
però questa zona è molto grande. Sì, esatto, non vorrei andarci già. Cioè vorrei controllare l'oggettone. Sì, 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 sì. Là si continua. Devi essere sempre goloso di queste cose qua in questo gioco qui. C'è un punto cieco qua. Esatto. Bravissimo. Bravo. C'è un cesso che si muove. Ok, con i gialli sono inanimati, con i blu sono... Se faccio così? Puoi... Oh, oh. Lo sapevo che era una bruttissima idea. Ah, sono due, non lo sapevo. Ho usato la razione. Quando vai in allarme, respawnano. Cosa? Vai in allarme, chiamano rinforzi e rimangono. Ma tra l'altro, mentre mi stanno sparando o cercando, io non vedo più la mappa. Come l'ha detto prima... Maledetto, lo prendo. Attento. Magari se ne ammazzi uno gli dà una razione. La cosa che cercavo di fare prima, di andare sotto il camion, si può fare ma da davanti e dietro, non di lato. Grande. Dammi. Mi stanno guardando. La telecamera. Mi ha visto lui però. Come è? Ma dove sono i suoi posti? Ok. E ora... Posso nascondermi? Se lo facevo un secondo prima... Puoi farlo anche mentre lui si rialza, se va velocissimo, eh? E se sei dietro di lui. Esatto. Mentre lo grabbavo, penso. Oppure no? Mi sa di sì, perché avevo visto la lucina dei suoi occhi. Anche perché sembrerebbe che sei non sotto c'è... sotto la telecamera, amico. Mi sa. Tornate ai vostri posti. Amico, torno subito. Arrivo... Oh! Bravo, giro di posto. Socom... Socom, la mitraglietta. Come si spara? Se l'equipaggio e poi premo quadrato? Sicuro, però è stealth. Quindi non ha senso. Voglio uccidere quello. Fico. Ah. La zona è grande. Esploriamola prima di andare al condotto. Che strano gioco.
una telecamera o un essere umano quello? C'è un punto cieco. C'è qualcosa qua dentro. Ma non si entra da qua. Si entra da là. Si entra. Ah, non si entra proprio. E allora perché dovrebbe esserci quella stanza? Perché dovrebbe esserci quella stanza allora? Ciao Tucano, scusate ragazzi se non vi leggo tanto, ma ci sto ovviamente facendo un po' l'amore con questo gioco. Esatto, sono morti, quindi magari Socon mi ha visto la telecamera o non si è innescata. Ho preso altre munizioni. Ah, beh, qua c'è un altro punto morto. Ah, ho preso una granata stunnante. Ok, vabbè, mi alleno nel... penso di aver preso tutto, la granata, la mitraglietta. Qua ci sono due pezzi, uno è un essere umano. C'è un altro condotto lì. Ci sono due condotti? Che è sto POV claustrofobico? Sinistra? O destra coi topi? Snake, sono McDonald Miller. Ne è passato di tempo, vero? Master, che cosa ci fa lei qui? Mi sono stancato di fare l'istruttore e mi sono trasferito qui, in cerca di quiete. Ogni tanto do ancora una mano nell'addestramento degli scout dell'Alaska. La sua esperienza sarà molto utile alle nuove generazioni. Campbell mi ha spiegato qual è la situazione. Ho pensato che avrei potuto essere utile. Lei è la migliore guida che io potessi sperare di avere. Beh, conosco parecchie cose sulla sopravvivenza in ambienti ostili. Ho vissuto in Alaska più a lungo di te. Quindi chiamami se hai delle domande sulla flora e sulla fauna locali. Certo. La frequenza è 141.80. Yo, yo. Quelli sono topi selvatici dell'Alaska. Non preoccuparti, non possono nuocere. Me lo stavo chiedendo, effettivamente. I topi selvatici non hanno uno strato di grasso particolarmente spesso, ma riescono a sopravvivere ai rigori dell'inverno senza andare in letargo. Scavano gallerie nella neve e in questo modo si riparano dal freddo. Dei veri esperti di sopravvivenza. Dovrei imparare da loro. Ma c'è anche un aspetto inquietante. A volte i maschi uccidono e divorano i cuccioli degli altri. Per assicurare la sopravvivenza della propria genia, giusto? Già, proprio un bel programmino, eh? Se ci sono topi, ci deve essere un'uscita da qualche parte. Seguili. Not Cave, grazie per il 20° mese. Grazie a Carpenter per il 3° mese. Però adesso che so che questa è l'uscita giusta, andrei a vedere se c'è un drop da quella parte. Sapendo che... Non so niente di questo gioco, niente. Mi sente se faccio così?
È una razione. Quanto sono di vita? Quindi me la farà ignorare. Però l'idea del drop era giusta. Ragazzi, grazie mille per il supporto per la maratona. Volevo ricordarvi che il timer è già al suo massimo. In realtà è stato raggiunto nel primo giorno. Ho tolto il sub goal perché mi faceva un po' schifo vederlo sopra quest'opera d'arte. Mi faceva sentire un po' in colpa. Sarà veramente dura non giocare questo gioco senza Marco. Dovremmo metterlo in programmazione. Per forza! Ciao, brother. Allora, hai preso la pistolona? Ho preso il SOCOM, sì. È una granata... una granata stunnante. E... hai preso l'oggetto in mezzo alle luci? E l'oggetto in mezzo alle luci? La granata stunnante. Era la granata stunnante. E ho... sapevo che questa era l'uscita, quindi sono andato dall'altra parte perché ho detto c'è un drop. C'era un drop, era una razione. Grande. E sono entrato non da dove avevamo scoperto, ma da un'altra, da un altro condotto. All'inizio ti diceva puoi andare dove vuoi. Fammi vedere la granata. La granata? Stungisi. Però ho letto un commentino che mi sono saltato un altro oggetto. Ragazzi, non voglio vivermela così. Sì, quindi sì, ragazzi, non ditemi un cioè, grazie. Comunque sia, cioè, momenti come questo, in cui era vitale trovare anche la pistola, gliel'avrei detto io, o forse neanche. Vediamo quello che succede. No, perché in questa maniera tipo torna indietro, prendi la pistola, lo stacco. Ed, no, è, ed è brutto mio. Perché secondo me questo è un gioco meraviglioso che ti stimola la curiosità. Ma se la forzi non esiste ma più la curiosità. Ma poi ci penso io, ragazzi. Se è una cosa vitale gliela direi io, comunque gli direi sta più attento. Yeah. Prima non gli ho detto vai dietro c'è la pistola. Gli ho detto vedi che questo posto è grande. State tranquilli da questo punto di vista. C'è la mitraglietta. Noi l'abbiamo usato a memoria, quindi certo. Non possono nuocermi questi topi che hanno uno strato di grasso magro e riescono a sopravvivere. Pure... sì, sì, sì. Minchia, gli hanno messo che hanno timore. E basta. Vanno seguiti per trovare la via d'uscita. Quanti dettagli. Ho conosciuto Miller. Il Master Miller. È stato in Alaska molto più tempo di me, quindi... Ha dato anche il suo numero? Sì, sì. Amico, ogni volta che lo chiami ti darà dei consigli molto fighi. Perché lui è proprio un maestro, è stato il mentore di Snake. Master Miller. Che poi ora che giochi a questi giochi capirai i miei video, Metal Gear in poche parole. Vero che non ho capito un c***o, ovviamente. Mi ricordo soltanto una cosa di Metal Gear in poche parole, ovvero una bruttissima storia che non riguarda il gioco. Quale? E come quale? Non ti hanno fatto togliere il video? Metal Gear... sì. La Metal Gear, sì. Usa l'ascensore per spostarti da un piano all'altro. Dovrebbe essercene uno da quelle parti. E chiamo Master Miller e vedo che mi dice. Master. Master. Ah no, cerchio. Mannaia alla bene. Ok. Io voglio un sacco bene al colonnello. Io voglio bene a tutti. Snake, rifletti. Il cervello è la tua arma migliore. Se le cose si fanno complicate, cerca di semplificare i tuoi pensieri. Puoi anche provare a chiamare Campbell per avere consigli. Stai tranquillo, andrà tutto bene. Take it easy. Che gioco fa questo cono? Bravo! Puoi anche strisciare sotto i cosini, eh? E qua sì. No. I carri armati qui. Amo stare qua sotto io. Che fa? Torna indietro o gira qua? Secondo me gira. Fa un giro completo? Vediamo.
Bravo bro, hai semplificato la tua mente. Grande c***o. Bro, a fine gioco voglio che li uccidi in un secondo. Beh, certo, immagino. E qua si può andare, ma aspetta. No, non si può andare, mi sa. No. Pronto? Snake, usa l'ascensore per spostarti da un piano all'altro. Grazie. Per chiamare l'ascensore, premi il tasto sul pannello comandi lì vicino, usando il tasto azione. Accerchio. L'ascensore arriverà quasi subito. Sì, ma voglio godermela un attimo sta zona. Ah, vero, non si esce così, si entra. Pulsante azione. Questa è una tele? Cosa sto guardando? C'è una tele. Ah no, è il piano di sopra e c'è qualcosa al piano di sopra. Io sono entrato da qui. No, questo è un altro ascensore. Ci sono due ascensori. Qua non si entra. Sì, sì, li giochiamo tutti, ragazzi. Qua sono entrato. Comunque anche quella pa la conosco prima. Ah, ok, ci sono anche le scale. Però lui mi sta dicendo che posso premere azione qui. Allora aspetta. C'è una razione? No, sono munizioni? Della Soco. Telecamerona. Grande. Ah, però ci sono delle cose. Mi vede? Palesemente poteva vederti. Come faccio a prenderla? Amico, quando guarda di là si crea tutto questo punto cieco per andare di sotto. Qua, ora? Non adesso, ovviamente, quando guarda di là. E poi che faccio? Sotto di lei, sotto di lei. Ah, sotto di lei, sotto certo, di lei certo, lei. Certo, ok, fatto benissimo. Vero, vero. Quindi devo fare così. Grande. E poi mentre si sposta prendo il coso, poi torno qua. Thermal goggle. Sì. Leggi i thermal goggles. Gli occhiali termici per uso notturno. Guarda, mettiteli. In questo modo, quando è buio, vedi tutte le forme di vita. Oh, che figata. Quanto pesava su PS1 sta cosa? Bro, erano un centinaio di mega. Però erano due CD. Ah, minchia, perché era pesantissimo, certo. Cambiano molto anche gli scenari, vedrai. Bello, bello. Ma guarda la camera sta per... Ah, ok. Hai notato qualcosa di strano in queste porte? Hanno dei numeri. Io ho azionato una 1 e questa è una 2. Of grenade, questa non è stunnante, questa fa male. Arrival.
Ah no, è ovviamente qua. Amerai la shock grenade. Disturba l'elettronica. Ok, però finché non è indispensabile io... Bravo. Non la proverei nemmeno. Bravo. Si può scendere saltando, no? Solid Snake. No, ne ho solo tre, quindi... Papà. Bravo, bro. Sì, sì, ho un po' capito. Che musica. Oh, ah, ok, ora. Sei dentro, bro. Sì, si vede, eh? Ora qua. Certo la ricordo, sniper ghost. Ah, adesso si fa qua. Con la schitarrata ogni tot. Sì, ma proprio qui. Ma questa l'ho messa in un video di Short Brains, ma non sapevo fosse... Vabbè, l'avrà messa Gianpietro. Che bello però, scoprire così. Controlla il radar. Sta arrivando il direttore della DARPA. Abbiamo capito chi è la doppiatrice peggiore. Sì, 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 l'abbiamo capito. Controlla il radar. E mi ha detto che sta arrivando il direttore della DARPA. Che c'è il direttore della DARPA? E qua vicino, secondo me è quel punto arancione. Proprio. Guarda che strana la mappa là, è tipo censurata. Voglio subito scoprire il motivo. Forse potevi pure appoggiarti al muro. Vediamo. Il direttore della DARPA. O come lo chiamavo io da piccolo, il direttore della cacca. Però ero piccolo, allora è non vero? Lo farei mai più, non lo farei mai è più. Vero? Sì. Lo chiamavi il direttore della cacca? Sì. Sarebbe però... veramente difficile chiamarlo direttore della DARPA fin da adesso. Però adesso sono grande e non le faccio più queste cose. Non fai cose strane con la cacca. Dico, piccolo easter egg che non puoi fare, però te lo dico. In questo esatto punto c'è un modo per saltarsi metà gioco. È un glitch però, non è un segreto. Si può fare anche nella versione remastered secondo te? Secondo me sì. Ma nel senso, fai sta cosa e sei a metà gioco. Se vuoi scendere da una scala, Snake, premi il pulsante azione quando ci sei vicino. Grazie. Ma noi non siamo qui per questo, sì, sì, sì. Sì, sì. Ah! 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 Voglio vedere qua. Salve, facciamolo. No, 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 ragazzi. Ah, no. Rompere il gioco non ha senso. Ma io che sono in blind, ragazzi, è una bastardata. No, ma poi se vedessi delle cutscene di 8 ore dopo nel gioco non avrebbe senso. Performance! Vediamo se troviamo il direttore della cacca. Basta. Un triangolo mi serve per portare giù. Non mi ricordo male. Tenendo premuto il triangolo? Provo, ma no. Ragazzi, ma ero, sono scemo o mi ricordo che si poteva guardare? Per guardare... Ah, come hai fatto? Triangolo giù. Ah, ok. Grazie. Mi sono beccato un bel raffreddore. Odio l'Alaska. Ragazzi, quella donna ha proprio tutte le curve al posto giusto. Grazie, cantiere aperto. Benvenuto a Dario Corte. Abbiamo visto cagare uno soldato, dai. Forse è lui il direttore della cacca. No, ma però la sembrerebbe... Sì, sì, è lui. Sai che è lui? Uno non gettone. Non parte una cutscene? Forse parte la cutscene. Odio i napoletani. Non dovresti. Lo faccio. E nessuno mi dirà di no. Non scherzo, raga.
Dove c***o ero? Ero qua. Una volta mio padre disse: io non amo i napoletani. Tu non li ami? No. Mi sembra molto trattenuto. Ma eravate in cam o off live? Eravamo in live. Ok. Devo dire, bravo, che se devo dire, io non amo i napoletani. Tu non li ami? O chi è? Una donna. Che ha tutte le curve al posto giusto. Sta sentendo, Snake. Ha tutti i poligoni al posto giusto. Una donna. Lì. Una donna. Sembra veramente una donna cazzuta anche. Snake, il segnale del direttore della DARPA proviene da quelle parti. Sei sicuro di aver guardato dappertutto? Guardati intorno con la visuale soggettiva. Beh, quello stai facendo. Sì, l'ho fatto sempre. Cazzo, colonnellone. Allora, e qui invece chi c'è? Il direttore della GAC. Eh sì. Col suo gabinetto lì per fare. In crisi totale sembra comunque. Chi sei? Sono qui per salvarla. Lei è Donald Anderson, il direttore della DARPA, vero? E tu saresti qui per salvarmi? E per chi lavori? Sono il soldato mandato qui a salvare il suo inutile di dietro. Oh. Davvero? Deve essere vero. Non sei vero di loro. In questo caso sbrigati a portarmi fuori di qui. Calma, non si agiti. Prima mi servono alcune informazioni sui terroristi. Terroristi? Sono davvero in grado di lanciare un'arma nucleare? E cosa diavolo stai parlando? Stanno ricattando la Casa Bianca e minacciano di lanciare una bomba atomica se non verranno soddisfatte le loro richieste. Tanto iddio. Sono in grado di farlo. È possibile. Loro potrebbero lanciare la bomba. Come pensano di effettuare il lancio? No. Questo posto è un semplice deposito per le testate smantellate. Non dovrebbero poter accedere a un missile armato. Quelle che sto per darti sono informazioni riservate. Che tutti okay. Potranno sentire se sono nelle vicinanze. Qui stavamo conducendo degli esperimenti con un nuovo tipo di arma. Un'arma che cambierà il mondo. Quale, scusa? Cosa? Un'arma in grado di lanciare un attacco nucleare da qualsiasi punto della faccia della Terra. Un carro armato semovente con un armamento nucleare. Ma... E come si chiama questo carro armato semovente con un armamento nucleare, scusa? Il Metal Gear. Non può essere. Sai di cosa parlo? Ma il Metal Gear è uno dei progetti più segreti. Come fai a conoscerlo? Ci ho avuto a che fare un paio di volte in passato. Come ti dissi, è per questo motivo che lei si trovava in questo centro di stoccaggio. E già Snake l'ha combattuto. E perché altrimenti sarei venuto in questo posto dimenticato da Dio? Avevo sentito che il progetto del Metal Gear era stato interrotto. Ha detto il titolo. Siete là. Si è venuto in un grande progetto congiunto tra noi e la Armstack. Questa esercitazione doveva servire per la raccolta di dati prima dell'inizio della produzione di massa. Un super robot. Quindi il Metal Gear è un'arma disponibile da remoto in qualsiasi posto del mondo. Si può muovere e lanciare un attacco nucleare da ovunque. Rivoluzione. E non deve essere pilotato. Può essere manovrato. I terroristi. Il Rex. Il Metal Gear Rex. Il nome in codice del nuovo prototipo di Metal Gear. Probabilmente hanno già finito di armare la testata che intendono usare con il Rex. Quei tizi sono professionisti. Sanno come maneggiare e preparare le armi. Ehi, zitto, Matteo! Che avesse Ciccio Merrino! Ma come un prigioniero che ha fatto così e se n'è andato. Via. Pensavo che tutte le testate parliamo atomiche con volume fossero di voce dotate di misure di sicurezza, una specie di codice di detonazione da inserire. Se intendi i PAL, naturalmente esistono. Il sistema prevede l'inserimento di due codici per poter lanciare il dispositivo. Ci sono due passwords. Esatto. Baker ne conosce una, io l'altra. Baker, il presidente dell'Armstack. L'altro. Proprio lui.
Ognuno di noi deve inserire la propria password o non ci sarà nessun lancio. Ma la mia è già stata scoperta. Merda. Ha parlato. Psicomantis è in grado di leggere nella mente. Cosa? È possibile resistergli. Psicomantis. Uno dei membri della Foxhound è dotato di poteri psichici. Brutta notizia. È solo una questione di tempo prima che ottengano anche quella di Becker. Dai, è una buona lei. E se riescono ad avere la password di Becker? Già, potranno lanciare la bomba in qualsiasi momento. Però c'è un modo per impedirglielo. Quale? Le schede chiave. Quali schede? Sono state progettate dalla Armstack, gli sviluppatori del sistema, come misura d'emergenza. Anche senza i codici si può inserire la scheda e attivare il blocco di sicurezza. E se lo faccio? Sì. Impedirà il lancio. Quella scheda? Dove si trova questa scheda? Dovrebbe averla Becker. Ascolta, ti servono 3 schede chiave. Ci sono 3 diversi terminali in cui inserirle. Tu devi infilare una scheda in ognuno di essi. Ok, 3 schede. Hai idea di dove tengano Becker? Da qualche parte, al secondo piano interrato. Al secondo piano interrato? Ho sentito una guardia. Lo hanno spostato in una zona con pesanti contromisure elettroniche. Vuoi dirmi qualcos'altro? Sì. Hanno murato le entrate, ma non hanno fatto in tempo a verniciarle. Dovrei cercare le zone con i muri di colore diverso dal normale. Ecco, prendi la mia tessera di identità personale. Con questa aprirai tutte le porte di sicurezza di primo livello. Porco, la quelle rosse! Funziona congiuntamente al campo elettrico creato dal tuo corpo. Network d'area personale, giusto? Trasmette i dati usando i sali del tuo corpo come supporto. Quando ti avvicini ai dispositivi di sicurezza della porta, i dati memorizzati sulla tessera vengono letti. E la porta si apre automaticamente. Quindi non c'è bisogno di usare la scheda, cioè questa tessera, si aprono e basta. Ok, ora la porterò fuori di qui. Aspetta un minuto. Cosa c'è? Avevi già sentito di come disattivare il PAL? Dai tuoi capi o da chiunque altro? No. Sei sicuro che non ne sapevi niente? Le ho già detto di no. Ma allora la Casa Bianca intende sottostare alle richieste dei terroristi? Questo è un problema loro, che non ha niente a che vedere con i miei ordini. Ma che cosa mi dici del Pentagono? Il Pentagono? Ehi, che le succede? Perché? No, non che succede, per favore. Ma che sta succede? Psicomantis palese. È morto. Solo morto. 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 Naomi, il direttore. Che cosa gli è successo? Io non lo so, sembra abbia avuto un infarto, ma... No, non puoi dirlo così. No, colonnello, non è che mi sta nascondendo qualcosa. Assolutamente no. Snake, cerca di capire. Cioè? Quest'operazione ha un livello di sicurezza rosso. Bisogna avere la massima autorizzazione per accedere a tutte le informazioni. L'abbiamo capito. Vuole farmi credere che è a capo dell'operazione e non è in grado di consultare tutte le informazioni a riguardo. No, all'ordine di non dirlo a lui. È il segretario alla difesa il capo di questa operazione. Io sono qui solo per farti da supporto. Sei una pedina, Snake. Non abbiamo tempo per le discussioni. Madonna. Togliti di lì e trova il presidente Baker. È morto il presidente, il direttore della cacca, bro. È morto il direttore della cacca. La ragazza sa come armare il Metal Gear. Sì, però è una buona palese. Penso che sia evasa, sai? Non ti muovere!
Ti amo già. Brutto bastardo, hai ucciso il direttore. No, e tu hai un'addizione pessima. Wow. Liquid? No, non sei tu. Non muoverti. È la prima volta che punti un'arma contro qualcuno. Sai, ti tremano le mani. Non riesci a spararmi, pivellino. La pistola l'ho presa io. Non sono un pivellino. Bugiardo. Hai uno, se non la prendevi, la cazzina era diversa. Quello che ho sempre visto. Le prendeva il fucile così. Tutti i pivellini. Non hai mai sparato a nessuno, vero? Tu parli troppo. Non hai nemmeno tolto la sicura, pivellino. Ti ho detto di non chiamarmi pivellino. C'è una squadra. C'è col. Apri quella porta. Hai una tessera, giusto? Perché? Così ce ne potremo andare di qui. Sembra che subiremo un lieve ritardo. Oh, cavolo! Che stai facendo? Non pensare, spara! Quadrato. Come si spara? Ah! Azioni, amico. Che stai aspettando? Spara! Te l'ho già detto, non mi trattare come un pivello. Ti ho detto di sparare. Beh, brava. Ok. Bravo. Grande bro. Non devo ricaricare io? Ma che... Sono infiniti forse? No, no, intendi i nemici, ok. Non si può ricaricare. Si può. Devi togliere l'arma. Grazie per l'aiuto. Con R1 e poi rimetterla subito. Si ricarica. Aspetta! Bello! Chi sei? LSD moment. Sto bravissimo. Maledetti io. Idioti, l'avete ucciso. Questo è palese Liquid. Forte, non sono riuscito a penetrare nella sua mente. Così ora non avremo mai il codice. Capo, penso di avere una buona idea. Scena un po' strana. Hai visto che c'era la moto? Poteva essere Baker, forse? Ha imparato molto in fretta. Ma che fai? Ma che fai? Ha flexato di salire su un ascensore. Mi sono ricordo. Brava ragazza. Proprio brava. Che figo. Colonnello, porco. Ma che cazzo succede qui, colonnello? No, ho appena avuto una specie di allucinazione. Sono stati i nanoidi a provocarla. No, Snake, i nanoidi funzionano perfettamente. Ma allora cosa è stato? Deve essere stata un'interferenza psicometrica generata da Psicomantis, il telepate della Foxhound. Credo sia un loop di ritorno mentale. Vuoi dire che quello era Mantis? Potevi anche rispondermi. Potevi anche rispondere, Naomi. Ok, ho ricaricato. E quando ne hai tre e non hai più munizioni, non ricarica. Va bene, devo andare in bagno, brother, che non ci vado da quando mi sono svegliato. Ma dov'è Jeff? Jeff dovrebbe arrivare a momenti. Oppure si è visto con Giampiero. E comunque verrà alle 9. Ah, bro, ho scoperto che se non tocchi il joystick per tipo 2 minuti, va da solo. E tu fai alto invio? Alto invio. Funziona con quasi tutti i joy, quindi fallo sempre. Ok. Quindi ragazzi, aggiornamento, il direttore della cacca è morto, ora dobbiamo
trovare il direttore dell'Armstech, o come dicevo io da piccolo, Armstette. È tutto e... vero? No, questo è finto, però vediamo se si affezionano all'idea. Ok. Ok, soltanto di là si può andare. Il pelo di Carb è ah, abbandono il mio cane, bro, in autostrada, mi sa. Non penso sia una vera notizia. Non più della cacca della pipì ovunque. Non è una vera notizia. No, è una presa di responsabilità. Mi ero troppo affezionato al fatto di avere un cane, non ne posso più. Non è vero, perché la settimana lo ti ho visto come lo guardi, è tutta una bugia. No, ma non voglio dire che non gli voglio bene, però voglio più bene a me stesso e lo abbandono in autostrada. No, no, penso che non consiglio a tutti di fare, perché è crudele. Non si deve però... fare, basta. Marco sicuramente lo regalerebbe se gli creasse problemi, Carbo. Un regalo alla natura, dove dovrebbero stare tutti i cani. Sì, i cani che sono a quell'età ancora con la mamma, però tu l'hai privato della madre per averlo te, quindi adesso tu sei sua madre. Quindi a che età dovrei abbandonarlo? No, dovresti andare indietro nel tempo e non renderlo mai un animale domestico. Non ce la faccio. Ok, l'unica maniera in cui un cane può sopravvivere nella natura, e comunque sarebbe molto strano, sarebbe farlo nascere in campagna e poi farlo stare libero in una fauna dove non è stato commercializzato e industrializzato dall'uomo. Però non ti ho detto delle cose. Non ti ho detto che lo lascio lì, ma gli metto vicino dei croccantini, vicino una pallina. Muore. E me ne vado. Come muore, muore, muore. Muore, bro. E ora fammi concentrare. Occhio non vede, cuore non duole. Quale? Eh? Niente, niente. Ah, ok, ce ne sono un macello di ste cose. Minchia, non l'avevo vista la seconda. No smoking, sì. Perché ci sono. C'è polvere da sparo, ovviamente. Li guardiamo tutti. Pam pam. Ma non si può guardarli tutti. Che numero era? Uno. Ah, allora devi averla proprio equipaggiata. Grenade. Grenade. La card di livello 1. Ce l'ho equipaggiata e adesso... Non si apre. Si apre... Che c***o sono? Granate. Senti, mi è venuto una curiosità, scusa un attimo. Stai attento in questo luogo. Si vede? Si vede un po'. Ci sono delle lineette nere. Merda. Si muore? Sì. Che livello sei, bro? Sono almeno 2. Quindi dove ci dovrebbe essere Bakers? Io prima di tutto torno dove ero prima, perché voglio confutare se posso davvero non aprire quella roba. Perché adesso che ce l'ho equipaggiata magari è diverso. X X. È livello 6? 7? Accesso negato. Che livello 6 quello là? E questa? E questa? Questa era la cella? Questa era la cella. Sì? Però è la prima volta che posso familiarizzare con queste celle. Tipo questa. Ne ho al massimo. E quando l'ho toccata si scompare. Lei che ha lasciato un pettine? No, 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 solamente quelli che droppi scompaiono. Quella là rimane là. Ok, volevo giusto avere la sicurezza di aver fatto todos. Io non ho mai giocato a Omori, Mysterion. Omori. Lo consigliano tutti, soprattutto i fan di Cydonia. Che cazzo? Niente. I fan di Cydonia fai uno sbuffetto. No, no, niente. Bro. Oh, mi ha fatto ridere che mi fossero venuti in mente i fan di Cydonia, perché comunque è un gioco universale che consiglierebbero tutti. Quindi ho riso della mia capisci, incapacità. Sì, 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 no, ora capisco. Sì, l'ha appena dissato, gli ho detto con più di... Non ho detto niente del Mario, genere. Figlio di... Non ho detto una Cydonia, ti prego di non mettere questa cosa, perché già per un motivo o per un altro non mi ha... Ma porco... Sono morto? Stai bene? Stai. Già non mi ha invitato al Poggen, Cydonia. Ah, ecco perché è un figlio di Non è un figlio di
Però ci sono rimasto malissimo. Sedonia, ma che c***o, non vedi che attivo 6.000 sub? Vabbè, non penso che sia per questo che dovrebbe invitarmi, no. Però a un torneo di Tekken inviti Michel Puttini e non inviti me? Io sono Mighty Ruler. Io ho una domanda da fare. E non voglio venga presa in maniera maliziosa. Ah, questa era l'enorme pausa che hai fatto, giusto? Sì. Perché Michel Puttini lavora? No, questa non è una domanda. Questa non è una domanda. Questa è veramente una brutta cosa da dire. No. Questa è una brutta cosa da dire. No, ma sapete perché io non la seguo, quindi non so cosa fa. Lavora perché è brava, immagino, ma Marco. Perché Mario? Just chatting. Scacchi. Sto scherzando, ho anche invitato io stesso Michel Puttini a Detra Comics 2026. Che sarà fra un po' e la vorrò invitare. Bro, chiedi scusa a Michelle. Michellona, scusa. Minchia, se le ha sicuramente accettate, Marco. Le accetta, le accetta. Sto aspettando che tu dica se qualcosa. Non le accetta, ecco. Basta ride a lei, ok? Ah, proprio la punisci pure. No, io non l'ho. Se non sbaglio, non l'ho mai redata. Non redavo quasi nessuno io. È vero, staccavi qualche volta. Ps. Allora, abbiamo controllato tutte le celle. Se... Ah, vedi se hai le granate o se ha salvato dopo. Ah, sì, le hai. O le hai prese adesso? No. Ne ho prese altre, però non tutte. Voglio farmi velocemente questo per vedere. La Chicago. Aspetta un attimo, che non mi voglio fermare prima di. Ecco. Se è un'arma, no. Eccola là. Ah, C4. Hai detto Chicago? Sì. Minchia, le botole. Qua devo andare. No. Ti ricordi quello che disse il direttore della cacca, bro? Cerca. Cerca i livelli 1. E poi disse una cosa, forse non si sta attento. Ma contatta il colonnello, magari te lo dice lui. Ok. I muri cementati da poco dovrebbero essere leggermente diversi dagli altri. Esaminali attentamente in visuale soggettiva. Prova a scoprire quelli dall'aspetto differente. Hai provato a battere sul muro? Forse risuona anche in maniera diversa. Con l'esplosivo C4 che hai trovato, dovresti essere in grado di distruggere i varchi cementati. Ecco perché me l'hai chiesto. Grazie, Spada Mimmo. Amazon Mario è importante. Chissà se si vede ad occhio. Eccole. È quello. Anche questo. Questo sì, questo batti, è proprio. Come si batte così? Minchia, proprio lui. Casa normale. Questa casa. Ok. Bellissima Mario. Eh sì. Adesso il cicacco. Per preparare. Ok. Ne basterà uno? Ce ne sono altri, secondo te? Sì. Questa la voglio vedere. Puoi chiamarlo proprio nel muro, se ti... tranquillizza. No, se ti schiaccia il muro. Guarda che cosa ho visto. Bravo, Mario. Poi? Ce ne sono altri? Ok, adesso ricontrolliamo tutti. Ho aperto questa apertura, però è la più vicina. Forse si va avanti qua? No, perché è al chiuso. Ho trovato altri C4. Oh! Che palle! Ma perché lavora? Ma cosa ti salta in mente? Eh? Niente. Pensiamo alla cosa più sbagliata da dire e diciamola. Sì, perché ad esempio io quest'anno sto lavorando con Ceres e
E mi hanno detto, lo scorso anno abbiamo preso Michel Puttini. Io ho detto, non è vero, non lo faresti mai. Ma buon'ora mi avete contattato, raga. Non lo faresti mai, non lo diresti mai. Qua si va avanti. Ci pensi, ora vedono sta grip, non mi fanno più lavorare, non posso darti soldi. Ah, raccontala questa qui, Puoi anche non voler dire niente, se vuoi. Oh, Daniele mi ha fatto odiare questa storia. No, vero, perché sei detta contro la tua volontà. No, perché ognuno la sa in una maniera diversa, quindi forse va meglio così. Questa qua sembra Paola. Sembrano enormi pezzi di carne. Bravo, non l'avevo manco visto qua. Forse un colpo per ogni bomba. No. Sì. E non ne ho più. C'è quella là, ma ogni colpo ogni bomba. Capito? Ah, ok, già è già piazzata, vuoi dire. Ok, si continua di là, secondo me. E invece si continua di qua. Va bene, tanto ci torno. Oh. Sono arrivato troppo tardi. È vivo. È ancora vivo. Lei è Kenneth Baker, presidente dell'Armstack, giusto? Non si preoccupi, sono qui per salvarla. No, non toccarlo. C4. Ma che di schivava è? Il momento. Tocca quel filo e il C4 esploderà insieme al nostro amico. Allora sei tu quello di cui il capo parla in continuazione. Lo amo. E tu invece chi sei? Operazioni speciali Foxhound. Revolver Ocelot. Uno dei il primo membro che incontro. Ti stavo aspettando, Solid Snake. Ora vedremo se l'uomo riuscirà a sopravvivere alla leggenda. Questa è la migliore pistola mai creata, la Colt Single Action Army. 6 proiettili, più che sufficienti per uccidere qualunque cosa si muova. Ora ti farò vedere perché mi chiamano Revolver. Estrai! Film a boss battle, let's go! Estrai! Premuto quadrato, mira e quello rilascia e spara. Esatto. Come vedi, uno va bene perché poi diventa un po'. Non c'è niente come infilare un lungo proiettile d'argento dentro la sua camera bella. Va bello. Ci siamo, sono di nuovo vivo, andiamo! Perfetto, dai, vediamo là. Va bello. Bro, sbaglio o se non lo vedo in camera non lo prendo, anche se è davanti a me. Sbaglio.
Hai finito l'allenarsi? Ah, ok. Aspetta un minuto! Perché vedi che deve prima ammirare. Visto sta ricaricando. Bravissimo, bro. Hey. Ah, ho fatto un grave errore. Ho fatto di nuovo. Ora. No. Forse se vai in giro li trovi. Penso di averli raccolti tutti. Penso che li spawnino, non penso che piacciono quello. Non posso picchiarlo? Minchia, scappa sempre, cosa ci riesci? Oh, visto? Sì. Come annullo? Aspetta un minuto! Merda. Sta caricando cosa? Ma carica anche camminando. Sei morto. Merda. Grande, bro! Grande, al primo colpo, grande, non bravo. Yo! Proprio quello che mi aspettavo dall'uomo con lo stesso nome in codice del capo. Era molto. Chissà perché poi sta cosa. Un avversario come te, ma io sto solo cominciando a scaldarmi. Cosa? Ah, che c***o è successo? E poi la mia mano. Non si direbbe mai se ti tagliano una mano. Ok, c'è qualcuno di veramente forte. Quell'esoscheletro. Oh no. Quello lì non parteggia né per me né per loro. Non sono uno di loro. Il direttore della DARPA mi ha detto che hanno scoperto il suo codice. E il suo... Ho capito. Ti ha mandato Jim. Vieni dal Pentagono. Rispondo alla mia domanda. Il suo codice, che ne è stato? Non c'è tempo. Io ho parlato. Cosa? Ce li hanno entrambi. I terroristi hanno i codici e possono lanciare in qualsiasi momento. Non credere che non abbia lottato. Sono riuscito a resistere alla sonda mentale di Psychomantis. Non è riuscito a leggere la mente. Come è riuscito a resistere? Innesti nel cervello. Innesti? Una sorta di isolamento psichico. Tutti coloro che conoscono questi codici top secret lo usano. Anche il direttore? Naturalmente. Ma il direttore della DARPA ha detto che Mantis ha scoperto il codice leggendogli la mente. Sei sicuro? Sì, ne sono certo. Ma come hanno fatto a ottenere il suo codice? Non mi hanno mai addestrato per resistere alla tortura. Sembra che si siano proprio divertiti con lei. È una belva.
goduto ogni secondo di quell'orrore. Cosa è successo al suo braccio? Me l'ha spezzato. Revolver Ocelot. Beh, ora è messo peggio di lei. Il suo è stato tagliato via. Sei un tipo spiritoso, tu, eh? Allora, il direttore della DARPA sta bene? Morto. Cosa? Non può essere, non era quello che avevi promesso, Jim. E ora vuoi mettere a tacere anche me? Si calmi. Si può sapere che cosa? Le ho detto che sono qui per salvarla. Non ho ucciso il direttore della DARPA. Ha avuto un infarto o qualcosa del genere? No. Un infarto, non dire scemenze. In ogni caso, ora i terroristi hanno tutti e due i codici. No. Quelli sono completamente pazzi. Lanceranno la bomba senza esitare. Lo penso anch'io, ma che cosa vogliono realmente? Chi lo sa. Forse sono come noi dell'industria bellica, sempre in cerca della prossima guerra. Beh, mi spiace per loro, ma oggi non gli permetterò di iniziare una guerra. Ha ancora le schede chiave? Quali schede? Quelle per bloccare la sequenza di lancio. Ho sentito che le ha lei. No, non più. Cosa? E chi le ha allora? Non i terroristi, spero. No, quella donna. Donna? Chi? Un soldato che è stato gettato in prigione insieme a me. Un soldato donna? Deve essere. Era appena arrivata, era una recluta. L'hanno rinchiusa in prigione perché si era rifiutata di prendere parte alla ribellione. Una nuova recluta? Potrebbe essere la nipote del colonnello. Dato a lei la scheda. Sembra che sia riuscita a scappare. Spero che ora stia bene. Sono sicuro che è a posto. È una pivellina, ma con tutte le carte in regola. Ma lei come fa a sapere che è scappata? Ero in contatto con lei via codec, fino a quando non mi hanno legato qui, chiaro? Codec? Sì, l'ha rubata a una guardia. Se ce l'ha ancora, dovresti poterti mettere in contatto con lei. Frequenza? Ce l'ha di sicuro. Qual è la sua frequenza? Già, aspetta. Mi spiace, non ricordo. Dannazione. Oh, ma certo, dovrebbe essere sul retro della confezione del CD. Prova a contattarla. Lo farò, ma mi dica, se le schede non funzionano, ci può essere un altro modo per fermare quel missile? Devi chiederlo a Al Emmerich, uno dei miei impiegati. Non scrivete nulla. Chi è? È l'ingegnere capo del progetto Metal Gear Rex, un genio dell'ingegneria, anche se bizzarro. Se c'è qualcuno che può scoprire come impedire che il Metal Gear compia il lancio, quello è lui. E se non riesce a escogitare niente? Dovrai distruggerlo. Emmerich ti potrà dire come farlo. Dove si trova? Devi trovare Al Emmerich. Credo che sia tenuto prigioniero da qualche parte nel deposito delle testate, che si trova a nord di qui. Era lì che svolgeva il suo lavoro. Ho capito, solo una cosa. Perché creare il Metal Gear? L'era nucleare è finita con il millennio. Ti sbagli. La minaccia di una guerra atomica non è svanita. Anzi, oggi è più presente che mai. È vero. Basta il sugo, bentornato. Il combustibile nucleare esaurito e di plutonio aumenta di continuo. Ascolta, hai mai visto un magazzino pieno di materiale nucleare? No. File e file di contenitori di scorie nucleari stoccate alla belle meglio, a perdita d'occhio, perché non esiste nessun modo per eliminare quella roba. Così si chiudono gli occhi e si fa finta che siano scomparse. In pratica sì. E lo stoccaggio non avviene neanche in maniera sicura. Molti fusti sono corrosi e le scorie filtrano all'esterno. Incredibile. Come se non bastasse, ogni anno ci sono molte segnalazioni di MUF. MUF? Sì, materiale scomparso, la prova di un ampio organizzato mercato nero dei materiali nucleari. Inoltre, dalla fine della guerra fredda, che molti ingegneri nucleari, in particolare russi, sono rimasti senza lavoro e prospettive. E quindi sono stati assoldati. C'è molto materiale nucleare disponibile e ci sono molti scienziati in grado di creare una bomba. Oggi anche una piccola nazione può condurre un programma per ottenere armi nucleari. Cioè, oggi. Le altre superpotenze? La Russia e la Cina hanno un notevole potenziale nucleare. Il disarmo nucleare totale è impossibile. Impossibile. Per la nostra politica di deterrenza serviva un'arma estremamente potente. Il Metal Gear. Così gli altri si cagano addosso e non... Qualcosa che andasse oltre il nucleare. Questo gioco è incredibile. Intende dire il Metal Gear? Esatto. La nostra industria ha già subito parecchi danni a causa dei tagli al bilancio della difesa in nome della cosiddetta pace. Ho sentito di molte fusioni e acquisizioni tra le maggiori ditte di armamenti. Sì, e per la mia compagnia il Metal Gear era l'ultima speranza di sopravvivere dopo aver perso l'ordine per il nuovo caccia dell'aviazione americana. Ecco perché il Metal Gear è stato sviluppato come progetto in nero. Progetto in nero?
progetti segreti finanziati in nero dal Pentagono. Così si evitano molti problemi e lo sviluppo delle armi procede più velocemente. E nessuno ti può mettere i bastoni fra le ruote. Nemmeno le anime belle della commissione di vigilanza sugli armamenti. Tangenti. Preferisco chiamarli buoni affari. Comunque, il Metal Gear stava per essere reso pubblico dopo un'analisi sui risultati di queste esercitazioni. Me ne frego di lei e della sua compagnia. Me ne frego. Certo, proprio quello che mi sarei aspettato da uno come te. Ecco, è per questo che sei venuto, vero? Che cos'è? È un disco ottico. Tutto qui sopra. L'hard disk principale è stato distrutto nei combattimenti. Questa è l'unica copia rimasta dei dati. Di quali dati sta parlando? Tutti i dati raccolti durante l'esercitazione. Non fare finta di niente, so benissimo che è per questo che sei qui. Sono riuscito a tenerlo nascosto a quel maniaco mentre mi torturava. I terroristi non sanno di questo disco. Fai in modo di consegnarlo a Jim, al tuo capo. Ti darò anche la mia tessera di identità personale. Che mi fa vedere dove? Di sicurezza di secondo livello. Jim è il colonnello. Jim Campbell. No, devi proseguire senza di me. Hanno già avuto la mia password. No. Ormai io no, non è Jim, lui è Roy. Jim mi sa che è il direttore della cacca. Di ninja. Mi è sembrato che lei ne sapesse qualcosa. Il ninja era il era piccolo Roy, oscuro sì. Segreto della Foxhound. Piccolo oscuro segreto. Un soldato genetico sperimentale. Liquid Snake. No, il ninja. Ah, il ninja quello là. Lo conosce. Dovresti chiedere alla dottoressa Naomi Hunter della Foxhound. Lei ne sa più di me. Naomi. Mi devi fermare. Se questa cosa trapela, io e la mia compagnia siamo finiti. Perché il Metal Gear non utilizza della tecnologia già conosciuta? Che succede? Il Metal Gear in sé sì, ma... Che cosa mai fatto? Può essere quei bastardi del Pentagono. Allora ci hanno fatto! Di che diavolo sta parlando? Loro ti stanno solo usando per... Dannazione, che succede? No, vabbè, la prende sempre bene lui. Colonnello, stanno morendo tutti. No, per mano mia. Dannazione. Colonnello, in ascolto. È morto anche lui. Non so che cosa dire, non menta. A prima vista sembra un altro infarto. Non dire menta. Un qualche tipo di veleno. Beh, ci sono molte sostanze in grado di provocare attacchi di cuore, se prese in dose elevate. Per esempio il clorito di potassio o di ossidi. Ma non lo posso dire con sicurezza senza... Muoiono sempre al momento giusto, però, Nate, voglio che collabori con Meryl. Mi posso fidare di lei? Più di quanto ti fidi di me. Mettiti in contatto con lei. Snake, ci sono molte interferenze elettriche nella tua zona. Mamma mia, ma dove l'hanno presa questa? Se tu trasmettessi a intermittenza come noi. Ma le trasmissioni normali sono praticamente impossibili. Prova a cambiare posizione. Però stia malissimo. No. Naomi, che cosa diavolo era quella specie di ninja? Era un membro della Foxhound? No. Sicura? No. Sì, non abbiamo niente di simile nella nostra unità. Proprio sicura? Snake, conto su di te. Vabbè, volete nascondermi tutto? Sì, ma pure loro sanno... Mi è aumentata la vita. Sì, e se non sbaglio vai sulle razioni? E anche le razioni... Ah, non ne ho. Vabbè. Le razioni massime. Sì. Quindi, amico, adesso c'è una parte molto interessante. Sì. Però quella che devi contattare Meryl e il codice è dietro. Io cerco la custodia del CD su internet, bro. In quale altra maniera, se no? Ecco, sta cosa, Hideo Kojima l'ha buttata in culo a tutti quelli a che facevano tutti i pirati masterizzati. Poteva essere fatto solamente tramite passaparola o... Se... Non ma c'era, scusa, internet. Visto che noi l'abbiamo comprato, non è presente nel file Steam? Secondo me sì, però cercala su Google e vaffanculo. Ma sì, così vedo anche la custodia e come l'hanno messa. Metal Gear 1 cover? Metal Gear... Ragazzi, ma di che c***o stiamo parlando? 140.15. Complimenti. Incredibile. Complimenti, complimenti. 140.15.
Allora, Solect. Anni 90, boh, non ha senso. Come si fa? Forse devi andare nelle freccette e fare a destra e sinistra. X? E vai. Ah, proprio analogico. Forse devi farlo dopo. Sì. Ricordiamolo. È quello però. Ah, vero, perché qua non prende. Ah, ce l'avevano detto anche. Boh, è tutto giusto, non c'è un errore. Non c'è un errore in questa merda di gioco. Ma Kojima a livello personale era un bravo ragazzo, un... È un nerdino che ama i film americani. Ah, e penso che si veda molto, si veda molto. Se vedi la copertina di Metal Gear 1, quello che veniva per il NES, è uguale a quella di Rambo. Sì, è famosissimo. E quindi il gioco è totalmente giapponese, no? Sì. Ecco perché, nonostante si stia parlando di americani, c'è una lieve propaganda antinuclearista. Minchia, bro. Ma poi, propaganda comunque che si sta tenendo molto. Cioè, chi meglio dei giapponesi può dire... Ma... Nucleare. Perché i giapponesi non hanno solamente la bomba che gli è arrivata addosso, ma anche Fukushima. Loro usavano il nucleare. Fukushima stava per esplodere, hanno evacuato tutte le città, hanno avuto tantissimi minchia bro, ma come uscire da qua? Il muro che hai fatto saltare in aria dov'era? È vero. Forse è giù, perché lui era messo là e tu sei entrato da giù. Ah, vero, non si vedeva, forse è qui? Era proprio esatto. Eccolo. Merda, che paura. Perché jamming? Perché qui ci sono interferenze. Forse è il momento di usare lei, amico. Eh sì. E la ciaffa. Non è infinita, eh? Ok, prima volevo vedere una cosa. Livello 6, non mi interessa. La butto con quadrato. Ma che quello è 6. E quindi? Ah, gli avrei solo 4. Cosa c'è sotto la telecamera di giù? Esatto. Razione. C'è una razione e quello basta. E basta. Quindi me ne devo andare. Sì. Usa la chaff, prendi la razione e batte. Secondo me non ci serve usare la chaff. Sono speculari. Guarda. Sei un campione. E torno indietro. Sì. Se lui è così, vuol dire che anche lui sta guardando. E quindi adesso va verso sopra e faccio così. Boh, tanto di cappello. Quindi torno indietro e ci sono gli ascensori di livello 2 che non abbiamo utilizzato. Quando se ne va il jamming, puoi contattare la tizia. Forse proprio adesso. 140.15. Grazie Zombie Pane per il primo mese, Pasta al Sugo per il 23esimo e Spada Mimmo per la sub regalata. Una domanda per Mario: ora possiamo considerarvi la nemesi di Sabaku e Saidonia? Sono Marco e Daniele la nemesi. No, risultato di Sabà prima. Risolto? Marco? Ok. E andiamo avanti, livello 1 e poi vado verso di qua. Ah, mi sa che non col cazzo hanno aumentato le reazioni, sono sempre 2. Vediamo? Sì, sono sempre 2, hanno aumentato soltanto la vita. Ok, andiamo di qua. Vado così. Questo è livello 2, non l'avevo ancora. Oddio, minchia, che paura! Ma che stronzi! Aspetta,
non posso. No. Tornate ai vostri posti. Amico, ovviamente mi hanno rovinato. Ci sono dei modi per vedere i laser e poi arrivarci. Certo, con lui. Oppure con la granata che disinnesca. Perché il fumo reagisce col laser. Ecco. Quindi se tu non prendi quelli, tipo se ti scappano nel gioco, hai sempre la seconda possibilità. Perché ti sei portato le sigarette? Non capiresti. Non capiresti mai, è facile da capire. In realtà, infatti, io penso che sia lievemente sessista il nostro Solid, sì, comunque. Un pochino. E come apro questa cosa? Con la scheda. Vero. Non capiresti mai. Non capiresti mai. Non capiresti mai. Nello stomaco. Deve vomitarlo. Infatti. Ah, qua non posso stare. La livello 1 già l'ho vista, ma volevo vedere se respawnavano, ma ovviamente non respawnano. Livello 5, no. Qua dovrai. Soldato, eh? Sì. Quello 3. Hai visto che i soldati camminano di lato perché sanno delle botole? Bello. Bello, bello, bello. Dobbiamo risalire. Yeah. Andiamo. Ah sì, hai preso un oggetto che non ti sei accorto di aver preso. Famas. Oh merda. Il loro fucile è preso. Ok. Se tieni premuto spara. Se tengo premuto spara comunque. Non come il Socom che... Il Socom devi... Ok, perché ok. Questo è un automatico, no? Non mi piace che Snake tenga delle armi in mano, ti devo dire. Ti capisco benissimo. E siamo al 3-2, andiamo al 3-1 e controlliamo che cosa ci sia evoluto per il livello 2 della cosa. Mario, ti dico una curiosità, tutte le mappe sono state pensate e fatte con i Lego, poi le hanno riprodotte nel gioco. Ci sta un sacco, visto che comunque si può dire che è anche un puzzle game, oltre che un action. Sì, ma non c'ha nessuna componente di indovinello, è tutto analogico, è sperimentale in nella pratica. Sì. Non ti fa stare fermo a ragionare. Game, è un puzzle action game, in realtà. Esatto, esatto. Puzzle action game è veramente la cosa giusta da dire, stupido. Se è giusto perché mi renderebbe stupido. No, no, è una cosa affettiva. Anche tu qualche volta dai ti chiami e fai stupido. Mai. Ma che dici? Lo fai sempre. Lo dici sempre, brother. Minchia, bro, una maratona di 3 giorni fa veramente schifo nelle situazioni. Tipo 15 minuti ogni 3 ore ti viene voglia di morire. Poi torni. Penso di aver vissuto qualcosa di simile. Ne ho fatta una di 12 ore. Minchia. Cioè, a meno che non accade sempre qualcosa di pazzesco. Eh sì, perché poi una certa, per esempio, io per un motivo o per un altro poi ho continuato a lavorare. Quando dovevo andare a dormire ho dormito 4 ore. Minchia. Ti spacca il culo. E... questa è la portona. La portona di tempo fa. Non ci siamo mai stati qua. Ah già, perché... ah, perché era caldo. Cos'è quel puntino? Che la sta chillando. In piedi? Ma quindi si sta dormendo? Il silenziatore preso, bro. Più ucciderli in silenzio adesso, bastardi.
E se lo tocco col piede? Si sveglia. Oh! Amiche, mezzo, si sveglia. Voglio svegliare, purtroppo, devo sperimentarlo. Strangolalo. No, perché voglio capire se lo tocco con la caviglia. Sicuro, sicuro. Ah, no, la caviglia no, ma col corpo sì. Ok. Ha fatto qualcosa di strano. Sì, l'ho praticamente toccato. So. Dammela! Famas. Non ho razioni. Questo è un problema. Suppressor? Ah, non te lo mette direttamente. Devi averlo... Forse sì, invece. Me l'ha messo in tutte le armi. No, guarda, perché il suppressor ce l'hai lì. Nella sua L2. Quindi lo devo decidere dove installare. No, è della sua come basta. Ragazzi, io questa cosa non me la ricordo per niente. Per pistola SOCOM. Quindi, mentre hai questo installato, la SOCOM diventa in modo che se spari non ti sente nessuno. Ok, visto che non razione. Non me lo ricordavo proprio. Ah, no, tanto devo tenerla a livello 2. Tanto è tipo Resident Evil, metti in pausa quando apri il menu. Puoi chiamare Maria Giovanna. Ah, vero. Chi sei? Sono rimasto molto impressionato dal modo in cui sei riuscita a fuggire di là. Sei quello che stava in prigione. E tu sei la nipote del colonnello. Mel, giusto? No, non è lui. Si può sapere chi sei? Sono il pazzo che tuo zio ha spedito solo soletto in mezzo a questo casino. Sei venuto da solo? Ma che credi di essere, un supereroe? Non mi servono le prediche. Sei proprio uguale a tuo zio, lo sai? Come fai a conoscere lo zio? Si parla di tanto tempo fa. Come ti chiami? Il mio nome non è importante. Non è che per caso sei Snake? Sei Solid Snake? Alcuni mi chiamano così. Voglio sapere gli altri. Tutti. Tu. Voilà. Mi dispiace per prima. Non ero sicura che fossi uno dei nostri. Ma io sapevo che tu lo eri. E come? Sei bellissima, Mario. Dai tuoi occhi. Miei occhi? Jeff non e Ciccio? Occhi da soldato. Sono occhi da pivellino, vero? No, sono occhi splendidi e compassionevoli. Se fa sempre il... Sarei aspettata dal leggendario Solid Snake. Stai cercando di farmi prendere il volo? Non ti preoccupare. Atterrerai non appena mi conoscerai. La realtà non regge il confronto con la leggenda, purtroppo. Non ti credo. Perché sei rimasta sorpresa quando mi hai visto in faccia? Perché sei esattamente uguale a lui. Vuoi dire, il capo dei terroristi? Liquid Snake. Esatto, lo conosci. Non è che siete fratelli. Io non ho famiglia. Sì, no, sì. È possibile. Sono fratelli, appena detto. Perché non portavi a lui. Per prima cosa, però, voglio delle informazioni. Beh, sì, l'ha guardato negli occhi e ha detto Liquid. All'inizio. Che cosa è successo esattamente? Mi dispiace, ma sono stata catturata insieme al presidente Baker subito dopo l'attacco dei terroristi. Questo lo so. Ma che mi dici di questo posto? Non penso che sia solo un centro per lo stoccaggio di armi nucleari. Ah. Ragazzi, la solita storia. Nessuno ti ha detto niente, vero? Ok. Allora, questo posto in realtà non serve a smantellare testate nucleari. Questa è la base di un programma sperimentale della Armstead. Una base Armstead. Esatto, per lo sviluppo del Metal Gear. Colonnello. La Foxhound e il corpo speciale Next Generation erano stati convocati qui per il lancio di prova di una finta testata atomica. Perché la Foxhound? Perché è un gruppo per le operazioni speciali. E sono abituati alle missioni top secret. Hanno pensato che potessero aiutare a tenere tutto nascosto. Ma in passato abbiamo già lanciato delle testate nucleari. Perché convocarli solo questa volta? Pare che sia dovuto al fatto che questo era l'ultimo test prima della presentazione ufficiale. Ogni volta che questa dice una parola in inglese. Mi suona male. Che cosa pensi che vogliano i terroristi? Non so bene, mi spiace. Mi hanno presa assieme al presidente Baker non appena la rivolta è cominciata. È stato allora che ti ha dato le schede di aggiramento dei codici di detonazione, giusto? Esatto. È incredibile che tu sia riuscita a tenerle nascoste alle guardie. Sai, le donne hanno più nascondigli degli uomini. Che vuol dire, Meryl? Hai incontrato Baker, eh? Come se la sta passando? In mezzo alle dette già è un in più. Cosa? Attacco cardiaco. Pure io sto parlando in mezzo alle dette. Stavo per dire io. Perché? Anche il direttore è morto per un infarto. Già, che tu sappia, erano già malati. No, a quanto ne so. Non credo nelle coincidenze. Sta succedendo qualcosa di strano. Così sembra. Non so proprio che cosa sia. Neanch'io, per ora. Conosci il progettista del Metal Gear? Vuoi dire il dottor Emery? Proprio lui, è ancora vivo. Probabilmente. Dovrebbe trovare.
trovarsi nel laboratorio di ricerca, al secondo piano interrato del deposito delle testate nucleari. A nord. Secondo piano interrato? Già, è lì che si trova il laboratorio. Credo che lo stiano obbligando a lavorare sul programma di lancio nucleare. Allora gli servirà vivo fino al suo completamento. Cerchiamo di fare qualcosa prima che diventi inutile. Hai ragione. Se non riusciremo a bloccare il codice di detonazione in tempo, avrò bisogno di lui per sapere come distruggere il Metal Gear. Vuoi affrontare da solo quel mostro, Snake? Non sarà la prima volta. Qual è la strada più veloce per l'edificio in cui è tenuto prigioniero il dottore? Qui, al primo piano c'è un portale di carico che conduce verso nord. Che livello di sicurezza ha quel portale? Quinto, ma non c'è problema. Ho giusto una tessera di livello 5. Bene, io mi occupo di salvare il dottore, tu invece? Io vengo con te. Escluso, sei ancora una pivellina. Voglio che tu ti nasconda da qualche parte. Io non sono una pivellina. Oh sì che lo sei. Senti, basta un attimo di esitazione di fronte al nemico ed è tutto finito. La fortuna non dura in eterno. Non so che cosa mi è successo. Non riuscivo più a premere il grilletto. Non avevo mai avuto problemi in addestramento. Ma quando ho immaginato i miei proiettili che trapassavano i corpi di quei soldati, ho esitato. Sparare ai bersagli e sparare a delle persone sono due cose diverse. Da quando sono una ragazzina che sogno di diventare un soldato. Ogni giorno della mia vita ho preparato il corpo e la mente per il giorno in cui avrei finalmente potuto entrare in azione. E ora? E ora? Vuoi mollare? Non posso. Non posso permettermi di cedere ora. Ascolta, Mary. Tutti si sentono male la prima volta che uccidono qualcuno. Purtroppo uccidere è una di quelle cose che diventano più semplici con la pratica. In guerra si manifestano tutte le emozioni peggiori dell'uomo. Tutti i suoi lati peggiori. È facile dimenticare che cos'è il peccato in mezzo a una battaglia. Ma questa non è una guerra, è un'azione terroristica. Sei solo un po' nervosa a causa dell'ebbrezza da combattimento. L'adrenalina nel tuo sangue sta cominciando a calare, ora ti passa. Ma all'accademia mi hanno insegnato tutto sull'ebbrezza da combattimento. Di questo parleremo più tardi, ora occupiamoci di restare vivi. Ok, se riuscirò a uscire viva di qui, ne riparliamo. Ora, lascia che provi a dirtelo in un altro modo. Stammi fuori dai piedi. Oh! Sei un vero bastardo, proprio come aveva detto lo zio. Te l'ho detto, non reggo il confronto con la leggenda. Sembra proprio che tu abbia ragione. Ok, Snake, farò la brava. Ci riuniremo una volta che avrò il dottore. Voglio bene a tutti. Allora ci preoccuperemo del blocco dei codici di detonazione. D'accordo. Ascolta però, io conosco questa zona meglio di te. Chiamami se hai dei problemi. Stai attenta, ok? Dopo che avrò aperto il portale di carico, ti contatterò. Bro, senti. Sono le 20:50, quindi forse questo è il momento migliore per staccare, anche perché vorrei parlarne 10 minuti. Chiama Mailing e salva. Questo è buono comunque. Oh merda, c'è un tipo. Mailing. Che c'è, Snake? Non ne parlo. Mamma mia. Dopo Meryl, l'ebbrezza da combattimento, mi sentivo persa. Dimmi tutto, Snake! Bro! Ma cos'era l'ultimo discorso? Ma che bello! Che cura dei personaggi! Sembra veramente che vogliano romanzare la storia, che la vogliono... Che non vogliono relegarlo soltanto a videogame. Mi sta dando, per un motivo o per un altro, delle vibes alla Red Dead Redemption, sul fatto che già si entra al videogioco quando i personaggi recitano, e per l'importanza che si dà sia alla storia che al gameplay. E bro, secondo me, una cosa che si differenzia da un buon prodotto a un'opera d'arte è la quantità delle cose che non sono richieste, ma ci sono e riescono nell'intento. Non solo. Quantità di cose che non sono richieste, ma ci sono, e poi se capisci che è un videogioco, capisci che sono necessarie a renderlo un capolavoro. Perché, bro, non ci abbiamo fatto caso, perché ormai tutti i giochi sono così. Ma sto gioco della PS1 è doppiato in italiano. Ore di doppiaggi. Di quanto è sto gioco? Di che anno è? 90, dicevano in chat. Quindi tu sei suo fratello coetaneo. Appena uscito l'ho preso, certo. No, nel senso che siete nati. Lui è nato un anno 90, dopo di te. Nel 98. Ah no, sei 10 anni più grande. Nel 99, sì. Minchia, sì. Quando eri un pargolo. Avevo 10 anni. Minchia, è arrivato proprio per te. Per i ragazzi dell'89. E io lo droppai.
perché non lo capivo, ero ma piccolo. Ma certo, ma di che cazzo stiamo parlando? Ti parlano di state nucleari. Questo è un gioco per adulti. Che ne pensi? No, bro, sarà veramente difficile non giocarlo senza idee. Infatti dobbiamo capire quante volte lo dobbiamo giocare a settimana. Due? Almeno una o due sì. Eh sì. Anche perché questo qua lo finiamo in fretta. Sì, quante ore dura? Non mi ricordo, ma sei andato molto spedito, sei bravo. Hai battuto Revolver Ocelot al primo try. Quindi come mi immaginavo comunque. Ed è anche macchinoso, come vedi. Ha molto delay, quando cammina dopo un po'. Sì, ma le cose quando le capisci sono quelle. Esattamente. Non ha molta bastardaggine. La bastardaggine che c'ha, gli dici bravi gli sviluppatori, quindi non è nemmeno frustrante morire. Amico, questo è uno dei videogiochi che ha reso il retro gaming sensato, perché questo gioco qui, nella PlayStation 2, a meno che non giochi a Metal Gear 2, non lo trovi, ma neanche nella 3, ma neanche oggi. Ha un livello di profondità, e la cosa che amo di questo gioco qui è che utilizza il videogioco per farti giocare. Ci sono così tante cose che Hideo Kojima ha sfruttato del controller, della console, della tecnologia di quel momento. È proprio come hai detto tu, cose che non ce n'è bisogno, ma lui le ha messe. Ma ha mai floppato Kojima? I Metal Gear, andando avanti, diventano particolari. Vengono amati un po' tutti, però ci sono degli alti e dei bassi. E vedrai. Ma fai conto che con l'1, col 2 e col 3, specialmente, amico mio, perché il 3... Se a te piacciono le cose romanzate, amico, il 3 è amore. Metal Gear 3 è amore. Metal Gear 3 viene prima di questo. Cronologicamente c'è il primo e il secondo. Il terzo, il primo e il secondo. Ah, ok. E il terzo... Il terzo viene prima o dopo di quello... Prima. Di quello che è uscito per il NES. Prima. Non ti dico cosa succede nel 3, però ti dico che quando io ci giocavo al 3... Era PlayStation 2 verso la fine della sua vita. Io giocavo al 3 e dicevo: non è possibile che sto giocando a questo gioco, perché è riuscito a spremere la PlayStation 2 in una maniera unica ed è fuori di testa. Di nuova generazione Kojima fece Death Stranding, giusto? Sì, le ultime sì. Che a te non è piaciuto, ma è completamente diverso da Metal Gear. Completamente, no? Diverso. Okay. Ci fiuti, soprattutto nella la regia. E l'amore per i personaggi e per i dialoghi la trovi sempre di Kojima. È proprio... No, vabbè, sembra un tipo che non può discernere dal romanzare la propria storia. No. E ti ripeto, amico, stiamo parlando di un gioco della PlayStation 1 con ore di doppiaggio. In più, la cosa del codec, che è ovviamente fatta visivamente opera d'arte, in realtà è una controindicazione del fatto che si sta parlando di un gioco della PlayStation 1, non poteva fare queste cose qui sempre con la grafica del gioco. Sarebbe pesato tanto. Sì, però bro, siamo stati 5 minuti a parlare con Meryl, ma comunque è stato bellissimo. Questo, cioè, è non... perché è un capolavoro. Non è che tipo ti rompi il c***o. A un certo punto è cambiata la musica e Meryl ha detto: io non sono riuscita a sparare, io sono addestrata, l'ebbrezza del combattimento. Cioè parlano di cose, non è che sono dei poligoni parlanti, oppure lo sono ma te lo scordi. E questa è la meraviglia della finzione, che tu sia a teatro, che tu stia giocando a un videogioco, che tu stia guardando un film, che sei seduto, esatto, e sei là con che loro. Sei là, quello è quando la finzione vince, perché non ti ricordi che è finzione, ed è la vera differenza tra la falsità, quando pensi le cose e dici non ci credo, qua ci credi. Vediamo cosa dicono su... No. Accoglienza, la persona viene acclamata dalla critica ottenendo un punteggio di 94 su 100 Metacritic, e a quei tempi 94 era 94, non come i 94 di oggi. Vabbè, oramai su Game Ranking PlayStation britannica definì Metal Gear Solid come il miglior gioco mai realizzato, intaccabile e indimenticabile. Secondo IGN Metal Gear Solid è stato il gioco più vicino alla perfezione di qualsiasi altro titolo d'azione PlayStation, definendolo straordinario, coinvolgente e innovativo in ogni aspetto possibile. Guarda qua, 93, 94, 5 su 5, 9 su 10, 94, 9 su 10, 40 su 40, 37 su 40, 8.5 su 10. Immagino da CEO di queste, di queste testate dire: dagli il massimo. Ma come, dagli il massimo? Io non riuscirei a pensare un altro voto. Ovviamente il massimo non esiste, però questo videogioco qui non ha
pecche, perché è costruito, non è il gioco costruito attorno alla storia, è veramente il contrario. In più, ora capirai, robe molto meta come Undertale o Mori o tutti questi giochi qui, da dove sono nati? Non erano una novità, perché poi il mondo dei videogiochi si è un po', le AAA sono diventate merda a un certo punto, sì. E questo gioco qua esce molto fuori e tu ancora non hai visto niente. Ah, cioè... ma è un equivalente coerente della AAA rispetto a tanti anni fa questo? Cioè questo era un gioco di punta? Non era Sì. È un gioco però, di punta. Poi amico, ovviamente lui le AAA aveva non a che esistono. Fare con giochi di AAA, tipo si uscivano questi giochi qui, ma erano bazzecole rispetto a questo. Io del tempo mi ricordo la stessa profondità da robe come Gran Turismo o Final Fantasy, i Final Fantasy. Ma amico, è una cosa così a sé. Il gioco ebbe un grande successo commerciale vendendo oltre 6 milioni di copie in tutto il mondo. Divenne uno dei videogiochi più noleggiati e si piazzò primo nelle classifiche delle vendite del Regno Unito. Vendette circa 1 milione di unità in Giappone e circa 5 milioni di unità distribuite negli Stati Uniti e Europa. Stiamo parlando di tempi in cui il videogioco era un lusso e non una roba che dovevi fare per stare al passo con i tuoi amici. Secondo Famitsu, che è una più famosa rivista. Anzi, il contrario, se giocavi probabilmente ti allontanavi dagli amici. Sì, le copie vendute in Giappone sarebbero invece esattamente 705.000, con 316.000 piazzate solo nella prima settimana di pubblicazione. Bro, è andato via come il pane. E tra l'altro non avendo promesso nulla, perché è il primo della serie. Ma stiamo pure parlando di forse uno dei padri dello stealth nei videogiochi? Assolutamente sì. Certo, certo. Ma comunque sia... poi, dopo Metal Gear Solid, soprattutto nella PlayStation 2, sono usciti altri giochi stealth che riescono a farlo in maniera anche più stealth di Metal Gear. Perché questo gioco qua, stealth, certo, perché puoi giocartelo stealth, ma si vede che presta attenzione a tante altre cose, come la narrativa, l'action, il fatto che puoi fare il cretino con gli oggetti. Quindi sì, è un po' quello stealth che tu dici, ok, voglio fare un gioco stealth ma non posso copiare Metal Gear, perché è come copiare Outer Wilds, non puoi ispirarti, o lo copi e basta, è proprio unico, non puoi copiare Monster Hunter. Quindi, perché quello fa quella cosa. Se dovessi fare una top 3 dei tuoi videogiochi preferiti, ci sarebbe sia Outer Wilds che il terzo oppure il primo di Metal Gear? Top 3 non saprei, perché ho giocato così tanti giochi che nella top 10 sicuramente, perché io ho giocato anche a World of Warcraft, che purtroppo è una cosa che va oltre il videogame, non si può descrivere, se non con una live o un video dedicato, però amico, è uno di quei giochi che è inutile metterlo in top, perché io vi posso dire, lo metto in top 10 in posizione 7, ma in realtà quando tu fai le top 10 di cose così varie, come i videogiochi, non è più una top ma un cesto, che tu dici questo è il cesto delle cose migliori del mondo. Metal Gear è là dentro e non può confrontarsi con le altre cose migliori del certo, mondo. Certo, certo. Perché Metal Gear è bello solo in confronto agli altri Metal Gear, perché non puoi confrontarlo a nessun'altra cosa. O a NES, se stai parlando del primo capitolo. Sì, però è stato questo che fece proprio dire, ok ragazzi, ora esiste Hideo Kojima. Sono queste cose che mi fanno capire che la parola invecchiato male e no, bro, non basta. Cioè, com'è possibile? Dai, non si vedono i volti perché sono fatti coi poligoni e nemmeno ne sono innamorato. Quindi invecchiato male non esiste. Esistono giochi che sono bei. Heavy Rain. Ah, Heavy Rain, ok. Chiunque. Okay. Heavy Rain era brutto all'inizio, soltanto che ci siamo affezionati. Mentre questo è bello ed è per questo che ci siamo affezionati. Che bello che ti piace, sono contento. Minchia, ma è... andavo sul sicuro, non è esiste. È pieno, è una busta sorpresa di divertimento. Cioè, puoi fare qualunque cosa e comunque se per fare un passo puoi premere 400 cose diverse per prepararti. Cioè, la bellissima meccanica che mi piace, proprio io ho giocato a poche cose, di Resident Evil, che è davanti al nemico, se devi cambiare delle cose e puoi metterti in pausa, cose che tipo in un Dark Souls ormai non puoi più fare, no? Se sei davanti al nemico, sei davanti al nemico, fine. Certo, diventa proprio oggi dare queste meccaniche crea proprio un altro gioco. Sì. Il gear è unico. No, è proprio bello da vedere, da giocare, da ascoltare i personaggi. E non solo sei solo all'inizio, ma quante cose o mi sto scordando e non ti sto dicendo, ci sono mille trucchetti o cose sceme che puoi solo imparare quando ami così tanto questo gioco che l'hai giocato milioni di volte. Oppure poi quando è arrivato internet, quando è arrivato internet e io cercavo Metal Gear, l'amore che la gente prova sia per Hideo Kojima che per questo gioco
era immenso. Io ho visto video di tutti i tipi. Io quando ho fatto il mio video su Metal Gear comico, la difficoltà di fare quel video era che erano state fatte così tutte le battute di Metal Gear che io dovevo grattare il barile in fondo, perché l'amore per questo gioco è immenso. Posso dirti anche una cosa, perché si parla di amore veramente molto spesso e vorrei fare delle distinzioni tra amore e amore. Io, essendo molto spesso in live, per recensire un videogioco, recensisco anche con la coda nell'occhio, mi vedevi molto spesso girarmi verso quella parte. Sì, sì. Volevo vedere i nickname che non riconoscevo cosa dicevano del gioco, per capire che tipo di amore c'è nei confronti di determinati titoli. E io non ho visto fanatismo, ho visto nostalgia e affezione, proprio, nel senso come si stesse parlando di qualcosa di vivo. Comunque non l'ho vista, non ho visto un commento religioso, ho visto soltanto commenti amorevoli. Siamo anche in live da te. Ci sei anche tu, che sei un grande scudo, sì, secondo me, istituzionale. Ma in realtà, fanatismo per Metal Gear, io non l'ho mai veramente visto online. Tra parentesi, è un fanatismo che io comprenderei al massimo. Facciamo prima ho parlato di Undertale, che è questo metagame. La differenza fra Metal Gear e Undertale è che Metal Gear ti dà tutto quello che serve per creare una narrativa che non lascia sbavature, tu non devi creare nient'altro. Final Fantasy lascia molto la libertà al giocatore di pensare, ma quella cosa è successa, allora crei la fanfiction, crei l'hentai, crei il porno, crei la storia in più, crei lo spin-off. Metal Gear è così impacchettato bene come videogioco che quando esce un nuovo prodotto di Kojima, al di là di come è andato l'ultimo, la gente si fida e basta. Esatto, secondo me il tossicismo, come hanno scritto in chat, nel senso, non fa arrabbiare quella merda di Metal Gear Solid, ma quel coglione di Kojima, secondo me, fa più arrabbiare. Cosa che per esempio non c'è verso un Red Dead Redemption, che è Red Dead Redemption, mentre qua secondo me l'artista si separa dalle sue opere. Kojima sembra molto più, è un artista indipendente, non è un'azienda, anzi da quello che so anche storicamente lui con le aziende ha anche un rapporto ben diverso. Però quando giocherai Metal Gear e vedrai cosa gli ha fatto la Konami a Kojima, è immondo. Ma Konami non vuol dire Kojima, no? Konami è voleva, è significato Kojima per tanto tempo, ma no, dall'inizio? No, cioè quando è nata, no, Konami, no, era per Hideo Kojima? No, poi si sono messi assieme, loro l'hanno preso come sviluppatore di gioco, e la storia sintetizzata moltissimo è che durante la produzione dell'ultimo Metal Gear ufficiale di Kojima, ovvero il Ground Zero, e poi c'è stato il Ghost, no, sono scemo, l'ultimo Metal Gear, il 5, The Phantom Pain. Phantom Pain. Quel gioco, amico, lo giocheremo e tu... Voglio proprio vedere cosa vedrai di quel gioco là. Perché quel gioco là io l'ho giocato ed è un'opera d'arte uccisa nella sua creazione. Ah. Perché mentre loro producevano quel gioco, gli dicevano a Kojima, basta, non ti diamo più soldi, costa troppo fare questi giochi, noi ora vogliamo fare i pachinko, le macchinette delle scommesse. I giapponesi, come molta gente non sa, non gliene fatte un po' un c***o sia dei fan che dell'arte, cosa che invece Kojima apprezzava tantissimo, perché Kojima, dopo che ha creato Metal Gear, è stato invitato a vincere premi, eccetera, e si è reso conto che aveva fatto innamorare il pianeta intero, mentre invece in quei momenti la Konami però l'hanno buttato fuori a calci in culo e si sono tenuti il nome di Metal Gear. Lui non può mai più fare un Metal Gear. Death Stranding, perché è un gioco importante da giocare, al di là che a me è piaciuto, che non sia piaciuto? Perché però Death Stranding è lui che vomita tutte le lacrime che significano perdere un gioco di oltre 10 anni, e non 10 anni che è uscito 10 anni fa, ma che in 10 anni sono usciti vari giochi di questo gioco, che hanno fatto innamorare la gente in maniera infinita, ti tolgono tuo figlio e ti dicono non puoi vederlo più, non puoi crescerlo più. Orso bianco. Ciao. Prima hai detto una cosa interessante che mi ha fatto ridere, hai detto è un artista indipendente, e ho pensato a 2 o 3 anni fa che quando lui doveva annunciare qualcosa e la Sony aveva annunciato che era entrata con lui, con loro,
E hanno fatto, se non sbaglio, era il Games qualcosa, o il Tokyo Game Show, non mi ricordo, o l'E3, l'ultimo che ci è successo. Comunque, la Sony fa questa grande presentazione, questo nuovo personaggio che lavora con noi, si scopre che lui esce, e praticamente la Sony ha fatto che la passerella del palco di questo show andava a ritmo di luci, e quindi lui doveva camminare seguendo il ritmo, perché non era a touch, lui se ne è fottuto il c***o. Tipo andava veloce, le luci erano dietro di lui che si illuminavano e lui già era avanti. È arrivato e faceva "I'm back!" e tutti sono esplosi, no? Ed è quella però è la definizione di Kojima. Il mondo che sta dietro e si illumina, e lui che è troppo così luminare che sta avanti, sta camminando avanti. Metal Gear quando è uscito era avanti a tutto, lo è ancora oggi, e noi non possiamo fare altro che inchinarci e dire "che bello". Minchia, bro, mi stai facendo venire da piangere, non so un c***o, quindi... Saprai tutto. Vedete, bello, bello davvero, bello, bello davvero. I'm back! I'm back! Wow, avevo altre domande, ma penso che tu mi abbia veramente saziato. Ragazzi, non è un momento di maratone e basta, io e Marco stavamo prefissando di giocare Metal Gear in live da un po', e il programma sarà più o meno questo. E già dalla prossima settimana ci organizzeremo per giocare minimo uno, massimo due, tre volte a settimana Metal Gear 1. Dopodiché Metal Gear 2 sarà giocato nel canale di Marco. E Metal Gear 3 bisognerà vedere come ci organizziamo. Vediamo cosa succederà. Vediamo cosa succede, ma comunque Metal Gear io e Marco lo giochiamo. Io voglio giocarlo e lo voglio giocare con lui e lo voglio giocare con voi. Io non vedo veramente l'ora. Io quando tu eri prima al cesso a cagare parlai del 2 e del fatto che a me non piacque molto quando ero piccolo, ma perché mi aspettavo un'altra cosa, ero troppo preso dalla nostalgia dell'1. Però tutti quanti mi hanno sempre detto "Marco, rigiocalo", ed è stato uno dei retro gaming che io non ho mai più fatto. Lo faremo assieme, so tante cose anche di quello, perciò secondo me mi piacerà, anche perché ormai riesco a vedere i videogiochi da un punto di vista molto più oggettivo e non solo soggettivo. Ma il 3, amico, io ripeto, ci giocavo alla PlayStation 2 e dicevo no, non sto giocando nella PlayStation 2, qualcosa non va. Mi hanno modificato la Play quando ho introdotto il disco. No, sicuro. Ti farà rimanere a bocca aperta, narrativamente, è fatto d'amore quel gioco. È fatto d'amore, ricordo bene quando lo giocavo. Mi ero comprato Metal Gear 3, Metal Gear Solid 3 e... Tony Hawk American Wasteland, li giocavo in contemporanea ed era incredibile. Pure tu sei fatto d'amore, bro. Grazie. E questo era Marco Merrino. Ciao, nella ragazzi. Mia maratona, mio fratellone Marco Merrino, grazie bro. Grazie mille. Giochiamo la prossima settimana. Prossima settimana assolutamente. Oh, c'è il redeem di Metal Gear. Appena giunto dai poveri, meraviglioso.